Il palinsesto è bello perché è vario. Ci sono appuntamenti estremamente ignoranti e veniamo da un poggen pieno di parcheggi e botte. E ci sono appuntamenti più intimi. Sto cominciando ad adorare il nostro momento Hollow Knight. Ho tanto, tanto, tanto da dirvi. Dopo l'incontro con Hornet e la comparsa dei tre esseri, delle tre entità nell'uovo. Ammetto e confesso di aver guardato più e più volte la nostra live dell'altra volta. Come un bimbo piccolo, come il me piccolo, che si portava a scuola il libretto di istruzioni dei videogiochi ai quali era affezionato, per viverli anche quando ero lontano da casa. Ricordo bene, Crash Bandicoot 2, me lo guardavo, mangiavo con gli occhi quel libretto, sperando di tornare a casa e agguantare presto il pad della Play 1. 1 minuto e 40 e si ritorna nel mondo di Hollow Knight. Quello che posso consigliarvi è di creare anche una buona atmosfera per la visione della diretta. Luci non troppo elevate, poco rumore attorno a voi, cuffie in testa o buone casse. Ed enjoy. Amato, giuro. Anno sodo. Babanada. Mamato giuro a tutti, amici videospettatori, e ben ritrovati nella Blind Run di Hollow Knight. Che bello, che bello. Sono contento, non vedevo l'ora. Ho davvero passato queste giornate nell'attesa cocente, snervante e sfiancante di essere qui con voi stasera. Mi apro le mie finestrelle pazze per poter ringraziare ogni singolo sub, dato che lo sapete, oggi siamo più tranquilli. Questo schermo vuole dare forfè ogni tanto, quindi. Ah, ma stavolta ha ragione lui. Stavolta è semplicemente staccato. E intanto ringrazio Afaya Thoricasis, che si abbona per il quinto mese con la Tier 1. Grazie mille. Bapanada a tutti. Ok, adesso è tornato. Posso vedervi? Che bello. Grazie a Ronnie Fask, che si abbona per il settimo mese. Grazie per queste serate meravigliose post-studio di anatomia patologica. Accidenti, sembra molto difficile. Darky si abbona per il 29esimo mese. Ma poga lei, signor Saidonia, quasi 30 mesi assieme, pre-sub esclusa. Una domanda, cosa ne pensi sulla rapida diffusione degli NFT e credi in futuro di fare un video come quello di Nvidia e DLSS in cui ne discuti? Guarda, ne parlai con Lorenzo Ceccotti e LRNZ proprio, se vi ricordate, nella seconda live dedicata al disegno di Leggende Pokémon Arceus, che peraltro si è aggiudicato un utente per 1500 euro, sono contentissimo. Non è vero, rosico. E la verità è che non ne so niente, non ho avuto ancora il tempo di informarmi bene sulle dinamiche, ok? Degli NFT, di che cosa rappresentino davvero economicamente e materialmente parlando, anzi immaterialmente parlando. Quindi
Lorenzo ha pubblicato sul suo sito il manifesto di... Ah, ecco, e ricordo che Lorenzo aveva detto in live che praticamente avrebbe pubblicato un contenuto per spiegare bene gli NFT e la sua posizione al riguardo. Lo ha fatto, mi diceva Chiara adesso, quindi potete andare da lui a leggerlo, io farò altrettanto e poi un giorno potrò rispondere alla tua domanda, Darky. Grazie a Tensa Zanghezzu, mamma mia, ogni volta che leggo questo nickname torno ad avere la varicella, perché avevo la varicella mentre guardavo Bleach. E sì, l'ho avuta tardissimo. Allora ragazzi, allora parliamone un attimo, ok? Perché voi, mannaggia al cazzo, con queste live impazzite, con queste sub regalate. Allora, io oggi ho fatto un post che non si è cacato nessuno, dico nessuno tra virgolette, perché Facebook ormai è rotto, purtroppo chi ci lavora magari su Facebook, non so se qualcuno che è collegato qui magari fa il social media manager, lo saprà, Facebook si è rotto, non funziona più. Letteralmente le reach sono completamente a puttane, per far vedere i post alla gente devi autocommentarteli, ma anche quando lo fai comunque è un devasto. E grazie a Sifonas che regala 5 sub, ho fatto un post sul quale avrei speso qualche minuto adesso, ma cioè più tardi in realtà, ma lo faccio adesso visto che arrivano le piogge di sub. Allora ragazzi, in un momento come questo di preludio alla sigla per Elden Ring realizzata da Cristina Scabbia, ci tengo veramente a parlare di voi e non ringraziarvi, perché ringraziarvi è riduttivo. Parlare di voi perché vorrei che davvero vi rendeste conto di quello che fate quando regalate delle sub, quando vi subate anche solo semplicemente, con la tier 1 ovviamente più che con il Prime, ma anche con il Prime. Voi affidate a me la possibilità di materializzare le mie idee, i miei prodotti di intrattenimento così come sono qui, e poi insomma... In quel momento parte un processo di conversione che arriva poi a creare quello che invece c'è qui, ok? Sul vostro schermo. Nel farlo, grazie a sub, sub regalate, donazioni, bits, chi più ne ha più ne metta, sono arrivato al punto nella mia carriera nel quale posso dare lavoro ad altri. E quindi affidare questo processo creativo a disegnatori, musicisti, tecnici dello streaming, tecnici audio, fonici, artisti a tutto tondo, counselor. Posso creare una rete che tesse questa enorme ragnatela attorno a me e la imbellisce, la impreziosisce con dei contributi che io non potrei mai dare ai miei prodotti. Mentre sto parlando, voglio dire, ci sono dei grafici che stanno lavorando alla nuova grafica del canale. Questi grafici quindi ottengono lavoro grazie a me, ma io ho quei soldi da investire grazie a voi. Il che significa, in altre parole, che voi, il vostro sforzo economico, il vostro supporto per avere al massimo delle forze un prodotto che però di base è gratuito per tutti, permette a me di dare lavoro ad altri, far realizzare altri ancora. Grazie Leo Wyatt, grazie ragazzi, no, non vi sto ringraziando uno a uno solo perché ci tengo a fare questo discorso. Quindi dicevo, dare lavoro ad altri, ma soprattutto far realizzare altri artisticamente e professionalmente, per fare in modo poi che tutto questo contenuto torni dentro lo streaming e torni nelle mani e nella testa di coloro che hanno pagato. In ultimo quindi Leo Wyatt che regala 10 sub, ma chiunque altro si sia iscritto adesso, ok, pagando qualcosa, utilizzando il proprio Prime, spero che poi abbia questo ritorno, questo boomerang viene lanciato, va, passa per le mie mani, per le mani di, ripeto, musicisti, artisti, animatori, tutto quello che vi pare, poi torna indietro, a voi. E spero che vi renda le giornate migliori, più piacevoli, meno pesanti, che renda sopportabile insomma tutto il peso anche del periodo che stiamo vivendo, concedendovi queste ore di svago e divertimento che lo sono per voi, per me sono lavoro, ma vi assicuro che mi diverto anch'io. Quindi ecco, piuttosto che un semplice grazie per la sub, vorrei che proprio vi soffermaste sull'idea del minchia, ma che cazzo ho fatto?
ognuno di voi, mentre pigia, mi iscrivo con la livello 1, con la Prime, con il Sabre Galate, vorrei che realizzasse non tanto ho fatto un favore a Sidonia, vorrei che realizzasse il... Minchia, se c'è una serie in Italia di un gameplay del gioco che mi piace, che avrà la voce di Cristina Scabbia di Lacuna Coil, è anche merito mio. Ed è questo quello che vorrei che capiste, e che io realizzo con il sorriso ogni giorno. E di più, no? Di un favore. A volte sembra che sia un favore su Barsina. Tipo, vabbè, ho fatto il favore allo streamer che mi piace. Non è semplicemente un favore. È proprio un creare con un effetto domino che voi non avete idea di quante... Vi faccio un esempio stupido, ok? Vi faccio un esempio stupido, ma che vi assicuro è d'effetto, ok? Grazie intanto delle 1000 sub che piovono. Grazie, ragazzi. Grazie davvero. Grazie. Ok? Però ripeto, grazie riduttivo, vorrei mettervi davanti al fatto compiuto. Io sono cresciuto con il mio maestro Giacomo Paradiso, che è la persona che, ora lo posso dire, si è occupata della composizione della sigla che ascolterete. Una persona che io ho conosciuto quando avevo 12 anni, che in parte ha contribuito a creare la figura che vedete oggi, perché prima di conoscerlo, prima di incontrare la musica, era una persona totalmente diversa, molto più insicuro, non ero fisicamente di bell'aspetto, ero un bambino cicciottello che aveva... molto simpatico, per carità di Dio, molto spigliato, però non avevo il punto di forza nel quale brillare, oltre che magari la mia buffaggine. Invece con la musica ho trovato proprio la forza che mi ha permesso di esprimermi, e esprimendomi ho capito chi ero, davvero, prima non lo avevo capito. E quindi il mio maestro Giacomo ha creato molto di quello che sono adesso, e un amabile cazzaro, esattamente. E quando l'ho chiamato e gli ho detto: oh, senti, ho questa cosa fra le mani, ho la possibilità di fare un pezzo con Cristina Scabbia, vorrei che lo componessi tu, chiaramente lui si è strapreso bene, perché siamo partiti con lui che mi faceva lezione a casa, a Siena, e siamo arrivati a scrivi un pezzo con Cristina. E il fucicciottelloni, esattamente, proprio lui. E quindi chiaramente questa cosa gli ha fatto super piacere, come ha fatto piacere a me, e ha anche contribuito a quella che è la sua vita professionale. Sicuramente da insegnante, da chitarrista, è qualcosa che ti cambia fare una collaborazione con... Grazie mille, ragazzi, grazie. Una collaborazione con un artista internazionale. Ecco, vorrei che ragionaste sul fatto che quella cosa non l'ho fatta solo io, l'avete fatta anche voi. Ed è vero, non è un modo di dire, non è un addolcire la cosa. Obiettivamente, per un rapporto di semplice causa-effetto, anche la gioia di questa collaborazione l'avete in realtà creata voi con i vostri numeri, le vostre sub, il vostro seguito. Quindi, ecco, un attimo di butterfly effect. Vorrei farvi ragionare, sì, la troverete ovviamente, credo, su Spotify, io spero la portino anche in live, io la conosco già, è bellissima secondo me. Poi, insomma, chiaramente sono un musicista e quindi in quanto tale ascolto tantissime cose, apprezzo tantissimo la composizione che ha fatto Giorgio per noi, perché è proprio capace di toccare quelle corde della nostalgia del mio bambino, del me bambino su Italia 1. Però chiaramente la composizione che è venuta fuori per Elden Ring è più affine a quello che ascolto davvero, magari durante il tempo libero. E quindi sono ancora più gasato, se possibile, no? Perché è proprio una roba, ragazzi, devastante. L'ascolterete, è un pezzone della Madonna, secondo me. E lo ascolterete prima in TV Edit e poi... è in inglese, ragazzi, sì, ve lo dico già. È in inglese e quindi, insomma... lo ascolterete, spero che vi piaccia. Però ecco, davvero ci tenevo oggi a fare questo discorso per all'indomani dell'annuncio far capire che non è che questo succede perché a un certo punto ci svegliamo e vogliamo fare la sigla con Cristina Scabbia ed è fattibile. Si può fare perché c'è un percorso di crescita del canale che viene sostenuto da ogni singolo sub che adesso leggerò e che ringrazierò. Ma credetemi, il ringraziamento è una piccola parte di quello che vorrei vi arrivasse dopo un'iscrizione. Ragionate sul fatto che si sta creando qualcosa di molto più grande, che non è niente più niente meno di quello che si crea
Prossimo opening Fear and Loathing in Las Vegas. Ma magari, ragazzi, ma mi denudo per far fare un opening a Fear and Loathing in Las Vegas, per quanto ormai hanno un po' cambiato organigramma, anche per via di una perdita del bassista. E comunque sono battezzato nel drago, sono battezzato nella contrada del drago. Quindi, morale della favola, e chiudo questo pippone, ragazzi, state rendendo questo lavoro più bello, state rendendo il lavoro anche di altre persone più piacevole, più bello. Tutto accade perché sub dopo sub, live dopo live, questo canale ha cominciato a crescere, a costruire un proprio percorso sempre più forte, sempre più affermato. State creando qualcosa di speciale anche voi. Esattamente come succede in qualsiasi realtà economica nella quale si sceglie di credere, grazie a Schreber. Un'azienda, una piccola impresa, se fa le cose, spero, fatte bene come le facciamo noi, e sbagliamo anche noi a volte, per carità di Dio, però si spera di fare più cose bene possibile, e chiaramente trova più clienti, e trovando più clienti si espande, cresce, e crescendo in teoria migliora il servizio per tutti, sia per i nuovi clienti che per gli affezionati che hanno portato quell'azienda a essere più grande. Nel caso dell'entertainment web le cose sono simili, si cerca sempre di crescere, sempre di espanderci, però questa espansione non avviene perché passano gli anni. Avviene perché qualcuno a un certo punto ha il mouse in mano e dice: ma sai cosa, ma io 3 euro glieli do a Saidoni. E questo a un certo punto genera quello che state vedendo, ovvero la sigla di Cristina Scappi. Spero tra qualche anno di guardare indietro e dire: avete visto, nel 2022 avevamo fatto la sigla con Cristina Scappi, adesso questo e non so che cosa, ok? È questo, però ci siamo capiti, no? Ecco. Jazzy dice: no, io avevo visto un tipo che spiegava le debolezze dei tipi. L'effetto farfalla è incredibile. Però è vero, no? Cioè, la tua views, Jazzy, del video delle debolezze in realtà ha portato a questo. Poi, oltre alla tua views, la tua sub. Ora passo il mouse, sei sub da, penso, un boato, ecco, 32 mesi. Però è effettivamente questo. La costruzione di questo effetto farfalla è reale, è tangibile. E quindi, thanks. Grazie mille, ragazzi. Ma soprattutto, se vi sta piacendo quello che facciamo, sappiate che parte di quel piacere ve lo siete comprato voi, ve lo siete creato voi, attraverso il credere nel progetto che... Bleach l'ho finito una settimana fa. Attraverso un progetto che, appunto, cerca sempre di evolvere se stesso. Grazie. Il Mego si abbona per il nono mese. Io. Grazie. Grazie a Bruschetta, altro nome storico Bruschetta che c'è da una vita. Sai da quanto tempo vi seguo? Visto, non t'ho manco letto, ma sì, lo so. Sono fiero di voi e di tutto quello che siete riusciti a costruire. Vi voglio bene. Anche noi, un abbraccione. Kufengaris si abbona per il 25esimo mese. Foreia si abbona per un anno insieme, un anno su questo canale. Uno dei peggiori della mia vita. A parte gli scherzi, vi si ama e ascolto ogni live, anche se non scrivo. Continuate così, bravi. Grazie mille. Grazie a Disco Commander, altro storico utente, 21esimo mese con la livello 1. Grazie a Simar, che si abbona invece per la prima volta, spero che tu rimanga. Grazie a Danvir, che si abbona per il terzo mese. Grazie a Auro, che si abbona per il quarto. Ciao Saidonia, io e la mia compagna adoriamo questo titolo e siamo contentissimi di vedertelo portare. Complimenti anche per i traguardi raggiunti. Grazie mille, ragazzi. Grazie a Giacomo, che ci mette 2 sub. E grazie a... Thermogod, che si abbona per il quarto mese, e a Schreber, che ormai ha trovato lavoro, me lo ricordo, e quindi decide di regalare un bot di sub. Grazie, 5 sub regalate. Il cane si abbona per il quarto mese, grazie anche a Dubaindo, che si abbona per la prima volta. Grazie a Emiliaco, che si abbona per il quarto mese, e scrive: felicissima che tu stia giocando a Hollow Knight, mi rende sempre le serate migliori, le rende anche a me. Tra l'altro, ragazzi, grazie al Gianelli che converte da Prime Gaming a livello 1, grazie dell'evoluzione, sempre ben apprezzata. Ho provato Sifu, il nuovo picchiaduro pazzo in culo, è incredibile, farò fatica a non portarlo in live, non c'è spazio per portarlo in live, piuttosto non me lo gioco e aspetto, perché Dio Madonna, è una mina quella roba lì ci divertiremmo come bestie. Non so narrativamente se mantiene la forza dei primi minuti, che è un po' cliché ma comunque figo, ma cazzo, a livello tecnico è veramente una mina. Però non ne parleremo più oggi. Grazie Alessio Calì, grandissimo altro utente storico, che si abbona per il 25esimo mese,
e io che ero partito con i bombaroli pazzi di Clover. Ad Majora fra Hollow Knight è sempre un gran gioco, verissimo. Grazie a Gianji che regala 5 sub, a Sichiara che ne regala una, Marillaccio che ne regala un'altra, Daniel D. Art che si abbona per la prima volta, grazie mille, grazie a Rick Mar che converte da Prime Gaming alla livello 1, ragazzi, grazie davvero. Grazie a Preside che regala un, no, che sprima, quindi si abbona per la prima volta. Rukaderu Kuma, ottavo mese, grande fra, goditi il gioco, me lo sto godendo con voi al meglio. Ladeb gifta una sub, ecco Ziu, ma io devo riuscirci perché sei il top sub donator del mese. Zyruel Liufines, Zyruel, mi piace, Zyruel Liufines, credo, ti prego dimmi come si pronuncia, che regala 10 sub. Imbecille stupido sia buona per il secondo mese. Ne sono consapevole, credo, di essere imbecille stupido. Grazie a Hook che regala 5 sub, anche Hook 195 ne regala spesso. Giunge 88, 18esimo mese. Miriviga regala una sub, grazie mille. Mkey o Mikey 9707, 5 mesi insieme. Shinku 881 tier 1 per la prima volta, grazie a Jovi che si abbona per il terzo mese, mi godrò questo giocone. Grazie a Halsinonxi che si abbona per la prima volta, spero di averti detto bene. Fresh, 13esimo mese insieme, Saido, sono felicissimo di averti su questa serie. Oltre alla lore, che è super interessante, anche molto più triste di quel che pensi, oddio, vi dico che da subito ho avvertito la tristezza dalla title screen. Questo gioco ti offrirà alcune sfide che dire succulente e dir poco. Sapete che ancora non ci credo, ma non perché non ci credo davvero, nel senso che le sfide che ho trovato finora sono abbastanza accessibili, quindi immagino che abbia una difficoltà progressiva in costante aumento, perché tutti me lo state dicendo che ci sono a un certo punto delle sfide che mi faranno battere la testa contro il muro. Però Hornet mi è sembrata abbastanza accessibile, quindi vedo che ridete, quindi sono contento in realtà. Mi rende felice vedervi ridere perché è il Nosabe e non me lo aspetto. Se io non vi avessi qui, ma in realtà è bello avere questo foreshadowing, non fraintendete, questo tipo di foreshadowing mi piace. Se non vi avessi qui e fossi da solo nella mia stanzetta, penserei, vabbè, ok, me lo sto godendo il gioco per la trama, però penso che lo farò tutto quanto abbastanza velocemente. E invece vi vedo proprio ridere di gusto. Non ho fatto due boss in croce, ne ho fatti quattro, credo. Dovrei averne fatti 4. Cicala, Zanzara pazza che teneva Zote, Crude Fauci, e no, 5, il falso cavaliere pazzo e questo, e Hornet, quindi 5. Ne ho fatti 5, vero? E tutti e 5 mi sono sembrati Ez. Vedremo. Crude Fauci è stato sensibilmente più difficile, vero? Dopo Crude Fauci non ho mai trovato qualcosa di così challenging. Comunque, vado avanti, perdonatemi se no mi perdo nel ringraziarlo delle sub. Tra l'altro avete quasi sfondato il sub goal, incredibile. Non abbiamo neanche cominciato, grazie Roxas delle 5 sub in regalo, grazie. Grazie a Redka che si abbona per la prima volta. Quante nuove sub? Grazie a Rudy Strummer che si abbona per il nono mese. Cirurzo, ti voglio bene. Ti cucinerei una pasta coi ricci. È buona la pasta con i ricci? Di mare, immagino, però. Non so. Volta si abbona per il secondo mese, è piporittissimo. Grazie a Leo Wyatt, grazie a Dark Spider che si abbona per il sesto mese, grazie a The Miz che si abbona per la prima volta con la tier 1. Quante prime tier 1 oggi? Grazie, grazie, davvero. Grazie al Malo Rosso che si abbona per il terzo mese, grazie a Nerdfood Real che si abbona per 24 mesi insieme. E sono 2 anni, anche se vi seguo da molto più tempo, comunque mi sto davvero godendo Pokémon Legends e mi recupero in differita la tua Blind Run. Buona serata a tutti e divertitevi. Mua. Grazie, abbiamo rallentato come avete visto con la Blind Run, ma non era possibile fare altrimenti. Grazie a Lamerino che si abbona per il decimo mese. E a Just Call Me God che si abbona per il sesto. Buonasera Saido e bacetti a Chiara. Sto giocando questo splendido titolo insieme a te in blind e sono leggermente avanti per poterti seguire. Saluti da Taranto. Grazie anche a Toc00 che si abbona per la prima volta e a Sventra Papere motorizzato che fa lo stesso. Lo Sventra Papere era roba di American Pie? Lo Sventra Papere? Che cos'è? Era uno di quei film tipo American Pie. Cos'era lo Sventra Papere? Mi pare fosse uno dei nick di uno dei protagonisti di American Pie. Grazie a Macetero
o Machetero, che si abbona per la prima volta. Austin Powers, no. No, non era Austin Powers. Il Bapa e poi successivamente il Nada. Non era Sventrapassere, era proprio Sventrapapere. Natale sul Nilo. No, Natale sul Nilo. Grazie Zvelos che converte. Vabbè, qualcosa è lo Sventrapapere, ragazzo del mondo del cinema, però non riesco a focalizzare. De Sica e Boldi, davvero? Ma davvero ho confuso American Pie con De Sica e Boldi? Spero di no. Il film di Hollow Knight. Grazie a JJ, che sia buona per il quinto mese. Grazie a El Davido, che ci mette 100 bizzini. Ho consumato questo gioco in ogni suo aspetto, nonostante ciò non sono riuscito a platinarlo. L'ho studiato neanche fosse un esame universitario e non sono sicuro su una grossa fetta della lore. Eppure il piccolo protagonista, e mi si è baccato alla finestra, Dio. Aspettate che Mike mi ha insegnato una cosa pazzissima. No, non riesco a farla. Rip. E niente, non riesco a leggere il resto del messaggio di El Davido perché mi si è imputtanato tutto. Grazie a Zar Fuori Controller, che si abbona per il 22esimo mese. Questo mese non posso fare la tier 3, ma figurati. Ma torno presto, ci avviciniamo ai 2 anni. Grazie per tutti i contenuti, Sipog. Grazie a te, grazie a Sifonas, che regala 5 sub. It's Velos, che si abbona per il 5° mese. Sad Sepkis, Sepix, scusami, si abbona per il 3° mese. Io e il mio ragazzo ti seguiamo da tanto. Grazie delle serate insieme. Mua, grazie a te. Grazie a... sono in pari. Dovrei essere in pari, credo. Forse ho saltato qualcosa, ma perché mi si sta turbobuggando questa finestra che non si ridimensiona più e ha perso un pezzo per sempre. E ho capito qual è il problema. Ok, forse ora è un po' meglio. Grazie a Dottor Fraus, che si è buono per il 6° mese. Grazie mille del bellissimo intrattenimento che ci regali. Ma hai giocato a Blasphemous? Potrebbe garbarti. Me l'hanno consigliato in diversi, ma no, mai fatto. Ragazzi, parto un attimo con... ecco, missione sventrapapere dello Sherminator su American Pie. Avevo ragione, a posto. Allora, Hollow Knight. Dobbiamo fare delle premesse. Nel senso che devo parlarvi un po' di quello che ho percepito negli ultimi istanti del gameplay di... Quando era? Mercoledì? Giovedì? Avevo fatto il vaccino. Credo di essere sulla strada giusta. Credo che il sonno in questo videogioco sia qualcosa di più del semplice mezzo per il riposo. Credo che alcuni, attraverso il sonno, possano creare, grazie a Mumu Man, Silca della Songa. Credo che alcune entità, attraverso il sonno e quindi i sogni, possano generare della vita. E che i tre esseri nell'uovo nero siano in particolare tre divinità creatrici. Tanto da chiedermi se quell'uovo sia un uovo dal quale loro devono nascere o comunque dal quale non sono mai usciti, oppure, al contrario, un luogo nel quale loro si sono rinchiusi per dormire. Il che renderebbe, pensateci, ancora più sensata l'iconografia fuori dal tempio. Sono tre esseri che si sono chiusi dentro l'uovo nero per sognare, per creare, per generare il regno, benché si parli solamente di un unico re creatore. L'entità al passo del re, che peraltro è uno, parla di un re. E quindi è strano che si parli di un re, ma sembrerebbero essere tre le divinità creatrici. Peraltro abbiamo il re bianco, ma anche tranquillamente il sommo sinno e il sommo sonno in questo caso. Credo dunque che in qualche modo le creazioni, oltre a essere effettuate attraverso il sonno, possono anche essere veicolate con il sonno. Che cosa voglio dire? Che Sly, la mosca venditrice, sembra venir infettata dalla melma arancione mentre dorme,
e noi svegliandola annulliamo la sua infezione probabilmente parziale e quindi reversibile. Il che mi porta a pensare che se Ann, attraverso un sogno, che solitamente ha un'accezione positiva, crea Verde Via, l'essere, Hololix, attraverso il suo incubo, perché quando dormi puoi anche avere incubi, crea la melma arancione. La melma arancione è un sogno disturbante. La melma arancione è qualcosa di veramente terribile. Riportare in vita le carcasse affinché attacchino il prossimo, e anzi, dal bestiario del cacciatore sappiamo che attaccano tutto ciò che non è infetto. Quindi, Anor dormo. Credo che potrebbe essere un incubo ciò che ha distrutto Nido Sacro e tutto ciò che v'è intorno. Credo che il sonno dei tre esseri sia autoindotto e che quindi questa stance della divinità creatrice sia a sua volta autoindotta, perché le tre entità dicono: vuole rompere i sigilli, lasciaci in pace. Il che significa che loro possono stare in questo stato di sonno creativo solamente se questi sigilli sono up, se questi sigilli sono funzionanti, credo. Sono sigillati dentro l'uovo. Non è una condizione del tutto naturale. E lasciaci dormire, esatto. Chiedevano proprio di essere lasciati dormire. Quindi mi viene da pensare che loro si siano messi appunto nella condizione di creare, di generare questi mondi. Grazie Daniel della Sub. E nonostante sono sigillati, possono comunque comunicare con l'esterno, è giusto questa cosa, Shaker Ragatti? E infatti, per questo vi dico che secondo me questo sonno ti eleva a essere telepatico e quasi divino, perché puoi entrare nella testa del fantasma, parlargli, eccetera, eccetera, eccetera. È un grillo, non una mosca. È strano però, si chiama Sly e l'ho sempre interpretata come Sneaky Fly. È un grillo ufficialmente? L'avrei dato come mosca, proprio per anche il suffisso lai, da fly. Però ok, credo che poco cambi. Quindi, cosa creano? Cochen 51 scrive, creano mondi innanzitutto. Verde Via è stata creata da Ann. Quindi, penso che generino proprio vita. Anche se ovviamente non posso sapere quanto questa vita sia naturale. Cioè, che cosa voglio dire? Se un fiore è creato... Cioè, differenza tra un fiore creato naturalmente e un fiore che invece viene alla luce attraverso un sogno? Biologicamente parlando, cambia qualcosa? O ancora, volendola buttare sul Full Metal Alchemist, ha un prezzo da pagare? Creare attraverso il sonno è uguale a una vita generata naturalmente? Cioè, questo me lo devo chiedere. Non lo so. Potrebbe essere. Penso si legga un. Giusto, giusto, me l'avete detto, scusatemi. Un. Perdonatemi. Quindi più che un sonno è una maledizione. Beh, non so. Sembra un po', mi ha ricordato un po', chiaramente ora sono influenzato, il concetto di oscurare la propria forma di Gwyn. Cioè, la condizione di questi tre esseri mi sembra un po' la condizione di chi, pur di non far cadere a pezzi un mondo, si auto-isola per cercare attraverso questo neo-acquisito potere creativo di tenere insieme i pezzi di un mondo che si sta distruggendo. E però in qualche modo anche questo tentativo disperato porta poi infine allo sviluppo della melma arancione, quindi di una merda cosmica. Hornet dice: si sta risvegliando qualcosa di terribile. È chiaramente, credo, riferito alla melma arancione, che non credo sia il motivo della caduta del regno, ma una sua conseguenza. Quindi il risveglio di qualcosa di terribile credo sia la melma arancione. Se dovessi tirare a indovinare, va bene? Quindi Saidonia tira a indovinare, dall'altra parte c'è il maestro Mike che mi fa, e quindi prova a dirmi come vanno le cose, come andranno le cose.
Ok, dice il vero Luca sull'insetto. Ok, perfetto. Dicevo, se dovessi tirare a indovinare, vi direi. L'obiettivo del fantasma è quello di rompere i sigilli e non permettere a nessuno più di dormire in questo stato, di sognare, di plasmare in qualche modo queste strane energie che sono le anime, le melme blu che danno la vita, quelle verdi che sembrano dare la vita arborea, quelle arancioni infine che danno ovviamente il potere di mind control, direi, sul prossimo. I fantasma siamo noi, ragazzi, ci hanno definiti fantasmi, ombre. Fantasmi, eccetera, eccetera. Quindi il protagonista vuole venire qui per staccare la spina, mandare a fanculo tutto l'ecosistema di questo nido sacro, di ciò che rimane, affinché, peraltro, di che energia verde parlo? Dei piccoli pulviscoli verdi che si vedono girare intorno a Verde Via. Parlo di quello. Dicevo quindi, il fantasma, insomma, viene qui per staccare la spina. Hornet invece credo che voglia proteggere questo posto, estirpando, se possibile, semplicemente la melma arancione, ma senza sradicare il sistema per intero. Il fantasma viene qui per chiudere gli occhi al mondo, ok? Sta andando tutto a puttane, dobbiamo distruggere ciò che sta creando la melma verde che probabilmente con effetto domino distruggerà l'uovo, distruggerà la possibilità di creare attraverso i sogni, distruggerà il sonno. E il fantasma viene qui. Cosa fa un fantasma? Un fantasma è haunting, un fantasma infesta. E torna perché qualcosa è ancora irrisolto, no? Qualsiasi storia di fantasmi ti racconta del ghost, dello spettro che torna per chiudere qualcosa di irrisolto. Quindi, appunto, il fantasma torna qui per chiudere gli occhi a un mondo che sicuramente gli ha dato vita, ma ora ormai deve finire. Grazie a Cracco, grazie mille a Xazor War, che sia buona per la prima volta entrambi, grazie anche a Madman. Hornet invece forse crede ancora in questo mondo. Hornet crede ancora nella possibilità di calmare ciò che è di terribile, ciò che si sta risvegliando e che è terribile, ma senza la nostra estremizzazione. Perché ci chiamano fantasma? Beh, il Duncam, per quello che ti ho detto, perché siamo immagine di un mondo passato e ormai deceduto. Un fantasma è o un assassino, e quindi magari siamo semplicemente dei silenti assassini, oppure perché siamo immagini residue di un mondo che non c'è più. Un fantasma è questo, ragazzi. È l'immagine ormai sbiadita di qualcosa che era vivo un tempo e che oggi non c'è. Cosa spinge il fantasma per me? Grazie Vulpa della sub, grazie mille. Cosa? No, io non gioco mai, Gian Giovanni. Purtroppo le live sono tutte così. Io parlo e poi ci vediamo al prossimo episodio nel quale continuo il gameplay, ma solo a parole. Non la percepisco come antagonista Hornet, assolutamente no. Per me Hornet vuole un finale diverso per questo mondo, ma non è oggettivamente negativa, non l'ho avvertita come tale, tant'è vero che non ti dice che cazzo vuoi, voglio distruggere questo mondo, ma ti dice qualcosa di terribile, si sta risvegliando, quindi avverte che c'è un'altra minaccia per la quale tu non sei d'aiuto. Confermate così tutte le live, infatti. Credo quindi, in ultimo, che il fantasma sia effettivamente questo. Il fantasma è l'immagine di un regno passato, nido sacro, che torna qui a infestare il nido sacro per dargli l'estrema unzione. Gli altri esseri simili a me, in teoria, potrebbero voler fare altrettanto, ma se devo dirti la mia, Matteo Armadillo, grazie De Chiactus, dell'ottavo mese di sub, non penso che sia così in verità. Cioè, non penso che tutti i fantasmi abbiano lo stesso fine. Quantomeno io non l'ho. Credo che il mio fantasma sia speciale.
alle 23 stacco la live, Albino Werewolf. Non ti colleghi da un po'. Non stacco alle 23. Non penso di farlo da un anno. Grazie mille. Ciao Sedoni, ormai è passato il mio primo anno su Twitch, su questo canale meraviglioso. Non ho quasi parole, non so come potrei ringraziarvi. Grazie a te Chiara, quest'anno ho provato a migliorarmi ed affrontare i miei problemi d'ansia. Ti capisco. Grazie, sono poi veramente felice di potermi resubare durante Hollow Knight, gioco che ho completato al 112%. Vedete, da giocare è un'emozione incredibile. Alle 23 di domani. Alle 23 di domani. Sì, sì, no, ragazzi, ormai chiudo almeno all'una di notte. Forse di più. Bene. Let's go. Ci siamo. Ho detto quello che volevo dire. Adesso si parte. Dalle 23 inizi a giocare, vabbè. Giusto! Il bastardo fan dei tizi che dormono. Quirrell. Schifoso. Io... Grazie The Cactus che converte, grazie mille. Grazie ragazzi, se ho dimenticato qualcuno mi spiace, siamo già meno 16 sub dal sub goal. Pezzo di cazzo lui. No no ragazzi, non mi toglierete questa idea da testa. Lui non è come Hornet. Lui mi puzza di merda. Proprio lo sento, lo avverto. Scrotalizio. Ascoltiamo che ha da dire. Oh, salve. Sembra che entrambi ci siamo allontanati molto dal nostro tragitto. Non riesco quasi a credere che queste vecchie strade possano condurre a un luogo tanto lussureggiante e animato. Sono d'accordo anch'io. Anche a me Verde Via ha fatto specie. Questo edificio fa pensare a una sorta di culto. Anche se il suo idolo è stato dimenticato da tempo, sarà un, indubbiamente, ne approfitterò per prendermi un attimo di pausa. Ma vai a fanculo, vai. Hai la maschera di uno dei tizi del Tempio Nero? Ma forse potrebbe essere... Vedi un tizio con un crocifisso in mezzo a una chiesa? Forse... Questo potrebbe essere un luogo di... luogo di culto. Laggiù ho notato un tipo strano. Sembrava essere interessato al lago. Avevo intenzione di andarlo a salutare, ma forse farei meglio ad affilare il mio aculeo, nel caso in cui il nostro incontro prenda una brutta piega. Il tuo aculeo sembra essere una buona arma. Anche se mostra evidenti segni di usura. E il fatto che lui abbia un aculeo, in teoria, denota che anche lui sia un cavaliere. Scommetto che nelle terre lassù sarà sufficiente per farti strada. Tuttavia, temo che qua giù incontrerai presto dei pericoli che non hanno niente a che vedere con ciò che si trova in superficie. Ok. Nido Sacro è un luogo perfetto per degli esploratori attenti come noi. Così intenso ed eccitante. In questo posto, se non sei sempre allerta, considerati morto. Definisce quindi forse anche questo posto, Nido Sacro, infine, il regno che ha dei sottinsiemi politici proprio. Probabilmente sbaglio perché li ho visti per pochi secondi, ok? E... ragazzi, non voglio foreshadowing, quindi nel caso preparatevi a pazzi momenti di emotonli. Ma l'idolo dietro mi sembra che mimi un po' le fattezze di alcuni, almeno uno dei tre tizi nell'uovo. Sembravano avere proprio questa veste con questa collottola. Magari mi sbaglio, però per un attimo li ho visti e sembravano avere queste vesti lunghe,
che ora mi sembrano proprio richiamate da quel bambolotto, questo qui dietro, no? Questo collo altissimo e questa veste quasi da maghi. Quindi potrebbe essere effettivamente la statua proprio di Un, e Un potrebbe essere uno di loro. Non arrivo a dire che Un sia quello richiamato dalla maschera di Quirrell, perché Quirrell era anche al Tempio Nero. Potremmo probabilmente, come faremo, trovarlo ovunque, in qualsiasi luogo di culto. Quindi non so chi sia Un, però adesso in questi idoli ci vedo proprio i tizi, no? Peraltro, no, vabbè, i sei occhi ci sarebbero, ma sono al contrario, quindi no. Però, insomma, ok, via le Motonly, così non ci sono foreshadowing. Un po' me lo richiamano. Basta, abbiamo finito. No segreti, immagino. Non sembra più una lumaca. Anche una lumaca, è vero. Anche la lumaca, avete ragione. È un po' anche la lumaca. Però la veste ce la vedo. La veste io ce la vedo, ragazzi. A costo di sbagliarmi. Oh, a riposa, giusto? Che okay, vabbè, si facciamolo. Allora, noi da dove siamo venuti? Da destra. Qui c'era l'arena. Qui c'era l'arena di Ornette, vero? Un poco più indietro. Quindi, in teoria, noi siamo qui. Dietro c'erano anche. Oh, cazzo. Delle libellulone o quel che cazzo sono. E tu? Ah, ecco, sono il tale di cui parlava Quirrell. Spariamo sti perri, va. Affanculo. Quello era perri? Purello. Ok. Mi spiace, in realtà non volevo combattere. In questo gioco è difficile fare parry, succede solo in alcune boss fight. E comunque non posso fare tanto. Cioè, posso dashare adesso? Ma non credo sia dashabile la situa. Chissà se. Grazie Manus della sub. Grazie. Grazie. Ci ho provato. Era worth traingo. Ma direi che è fatta. Non posso dashare verso l'alto, vero? Ma adesso posso esplorare nuovi posti attraverso il dashino pazzo. Per esempio, chiudere quei punti neri che abbiamo messo in mappa. Ma con ordine, con ordine. Peraltro, potremmo tornare su. Potremmo farla una capatina a Pulveria. È una cosa intelligente. Potremmo provare però a parlare di nuovo con Quirrell, scusate se torno indietro, dopo aver lottato contro Giulione. Lui parlava di Giulione, diceva, ah no, vabbè. Potrebbe finire male contro di lui. È finita male, vediamo. Nada, non commenta. O meglio, non commenta. Siamo noi a non raccontarglielo. In realtà ha senso. Un solo dash. Chissà se si potrà fare due.
Andrea Pulveria, ragazzi, Andrea Pulveria. Torniamo nei vari market pazzi, spendiamo soldi, parliamo con NPC. E ah, che bello non rischiare la vita ogni 3 secondi, ragazzi. Guarda là che goduria. Il godo pazzo proprio. Qui abbiamo lottato contro Hornet. E però come torno indietro, aspetta. Ai, che notto. Oh, fuck. C'è un'altra strada che mi sta sfuggendo. Di sicuro, ragazzi. Da qua. Sì. Ok. 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 Ah, ecco qua. C'era proprio sta strada che non mi ero cagato. Codalizio. E ci siamo. Sì, ragazzi, non vi stavo chiedendo, ovviamente. Era una domanda retorica per me. Non ho niente, niente, stavo parlando con la chat. Ok, per tornare a Bafanadopoli, ecco qui, si va di qua. Perfetto. Sbip, sbip, dashing through the snow. Cazzatissimo. Scusami, ogni volta sono convinto di dover fare questa cosa. Peraltro, Metroidvania a momento, potremmo provare a riesplorare anche le parti iniziali dei sentieri dimenticati, ma col dashino. Tiema, stai tranquillo. Col coleottero ci parliamo dopo, ragazzi. Oh, questa è nuova, mi sa. Le mie conoscenze su Nido Sacro possono essere un po' vaghe. Però mi sembra di ricordare che sotto queste caverne frondose si trovi un bosco di funghi. Non ci siamo mai stati. Non ci sono funghi in questa foresta, questa verde via. Una volta era la casa di creature pacifiche. Non del tutto insetti, non del tutto piante, cioè funghi. Sapete, no, che i funghi non sono né del tutto animali, né del tutto vegetali, sono roba di mezzo. Ok. Quindi saranno dei funghi animati. Sarebbe il caso di darci un'occhiata, non trovi? Purtroppo c'è un inconveniente. Il puzzo di quel luogo è terribile. Un tanfo nocivo pervade l'area. Ergo, Metroidvania momento 2... Se ci andiamo senza il potere che ci permette di non resistere a questo tanfo, se crepa. Sei stanco e affaticato, stessa cosa, giusto? Ci sta praticamente dicendo che c'è una nuova area. Sotto il bosco, sotto Verde Via? Ha detto sotto Verde Via, quindi sì. Penso sia la prossima mappa, in teoria. Patamas, allora sicuramente hanno la chiave ancora. No, voglio risparmiare la chiave. Però il frammento di maschera lo piglierei, sai. Giusto per vedere che succede poi quando lo completiamo. Eh? Tanto prima o poi lo completeremo. E ma sono stupido. Ma non è uno dei tre il simbolo della maschera e quindi della mia vita? Però non ha i due pallini qui. Quindi lui cos'era? Il mio re? È quello che ha creato me? È il sognatore del potere delle anime? Avrebbe senso, io le uso. Però mi pareva che avesse due puntini qua, quello con gli occhi così. L'abbiamo già letta la descrizione, ragazzi. Frammenti di un'antica maschera indossata come protezione. Raccogliene altre due per rafforzare il tuo carapace e proteggere dai danni. No, quello lì. Il dio aveva due puntini qua, quindi quattro occhi. Niente. Aveva due pallini, vero? Parliamo. Insomma, hai le tasche vuote? Se hai bisogno di altri geo, scendi nelle rovine e vai a caccia, ma fa attenzione a non perderti. Io non verrò a salvarti. Ico bass significa fottiti nel culo. Ico fottiti bass nel culo. Proprio nel culo, tutto insieme.
No, questa è la stazione. Questo è Grosseto. O te? Ora arrivo da te, aspetta. Ti diverti nelle rovine? A volte mio marito parla di Nido Sacro come di un posto meraviglioso, ma altre volte sembra piuttosto un luogo spettrale e pericoloso. Questo ce l'aveva già detto, vero? Sì. Papa Nada. L'ha detto, ragazzi. Ma questi? Sono nuovi? Pigliamo tutto? Pigliamo tutto, ragazzi. Finiamoli, vendor. Questi non me li ricordo. Segnalino gettone. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Questo colore discreto mi fa pensare alla ricerca di tesori sotterranei. Va bene. E poi? Grazie a Drago Notturno della Sub. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare punti interessanti sulla mappa. Il materiale che ho usato per questo colore è piuttosto raro. Perciò costa un po' di più. Non importa. Va bene. Voglio comprare tutto. Lo so. Volevo risparmiare per la chiave, amici. Però finiamoli sti vendor. No, non è un dialogo per io ti ho comprato tutto. Ma cioè, ti ho dato tutti i miei averi. Sei in cerca di nuovi strumenti. Ne hai già comprati tanti. Sfortunatamente per ora non c'è nient'altro in vendita. Hai ripulito il negozio. Per ora. Senza dubbio Cornifer sarà contento, ma mi chiedo cosa ci farà con tutti quei geo. Parleremo con Cornifer quando possibile. In realtà sarebbe già possibile adesso, tornando nei punti occupati da lui in mappa, ma tanto lo ritroveremo. Ma chi cazzo è quello? Vabbè, una cosa alla volta. Ehi tu, perché ti aggiri nell'ombra? Sì, i tuoi occhi non ti ingannano. Sono Zote il Potente, cavaliere di gran fama. Trema davanti a me. Mentre tu ti nascondevi nel tuo lurido villaggio, io mi sono avventurato nell'oscura fossa sotto di noi e ho abbattuto una grossa bestia. Aveva mandibole affilate e maniere offensive, ma in realtà l'ho battuta io. Sì, sì, gloria a me, ma non ho tempo per la tua adulazione. Devo riposare e prepararmi per... Ma sono io, per il mio prossimo viaggio. Sono io nelle Dumb Battle. Quel vecchio sciocco laggiù. Non dice altro che idiozie. Sta parlando di... Com'è che si chiama? Gen... Il tizio gerontofilo. Quel vecchio sciocco laggiù. Non dice altro. Geronzias, bravi. Non mi veniva. A quanto pare pensa che nella caverna là sotto perfino l'aria sia letale. Beh, penso abbia ragione in realtà, coglione di merda. Forse dovrebbe considerare l'idea di non respirare. Parla anche sempre di sogni. I sogni sono per chi è troppo debole per vivere davvero. Non è vero. Che squallido villaggio. L'aria è appestata e i paesani hanno occhi crudeli, quindi tu non sei di qua. Me ne tornerò giù il prima possibile. Minciaro. Va bene. Quindi, in verità il fatto che Geronzias sia vestito come me non significa che tutti i cavalieri siano venuti a vivere qui, il che ha senso. Zote non è di qui. Va bene. Tu chi cazzo sei? Tiso. Pallida creatura. Porti quella culeo con molta disinvoltura. Se desideri batterti, non troverai nessun grande guerriero in queste grotte putrescenti. Non ne sono convinto. Secondo me Quirrell è fortissimo. Ho sentito dire che c'è un'arena da qualche parte lì sotto. Una per gente come noi. Incontriamoci lì e metterò alla prova le tue abilità. Ma certo, presto scenderò giù. Vieni a cercarmi se ne hai il coraggio. Ma assolutamente, ma ti spacco il culo. Bueno. Nido Sacro, quali sfidanti mi aspettano tra le tue rovine? Quindi lui è un PvP'er. Cassetto Queno, tua mamma, però vabbè. Cassetto Queno. Vabbè. Facciamo il controllo della situa. Il dascino. Cassetto pieno. Ok, bella. Hai il cassetto pieno. Sono d'accordo. No, è cassetto Queno, ragazzi. Un cassetto Gueno. Sì, sì. Non c'è altro da fare, ma un riposino lo fa volentieri. Dopodiché andiamo a Grosseto. Cazzetto Bueno. Fa il PvP. Vuole fare il PvP, ma glielo facciamo. Cassetto Bueno. Cazzetto pieno. Sì, sì, andiamo. Ah no, aspettate, parliamo con Mario. In questo posto, credo che siamo vicini alla superficie. Qui c'è una città, dovresti approfittarne per riposarti. Grazie a Juge, che sia buona per un anno insieme. Festeggio un anno con Hollow Knight, uno dei miei giochi preferiti. Cosa potrei volere di più? È uno dei giochi preferiti della metà, anzi di tre quarti dell'utenza. Sono contento.
Un tempo qui c'era sempre un gran viavai di gente, ora sembra tutto molto più silenzioso. Come vi ho detto, credo ci fosse un grande collegamento politico tra Pulveria e Nido Sacro, ma molto più importante di quel che può sembrare. Hanno costruito un tunnel per raggiungerla. Quindi, nonostante fosse un piccolo paesino, una piccola città, o almeno ora lo è, un tempo era qualcosa di molto importante. Cioè, credo che sia un major plot point il fatto che Pulveria fosse collegata a Nido Sacro. Perché i tunnel di Nido Sacro richiedevano di riuscire a fare il viaggio Pulveria a Nido Sacro in sicurezza? Bisognava fare scambiare dei beni, far transitare delle persone specifiche. Poi, del resto, voglio dire, dietro Pulveria c'è Passo del Re. Quindi c'è un motivo, ragazzi. Non disdegniamo, ecco, questo dettaglio. Allora, dobbiamo prendere una scelta. Tornare ai sentieri dimenticati o continuare? Io tornerei ai sentieri dimenticati, ragazzi. Perché ormai siamo qua, potremmo vedere che cosa c'è per noi nei sentieri dimenticati. Non abbiamo assolutamente esplorato tutto. Continuare per Verde Via in realtà ha senso, perché la trama sembra andare avanti proprio dopo Ornette, no? Sembra invitarti ad andare oltre Ornet. Guarda dalla mappa. Ragazzi, dalla mappa la vedo già. Guardate, ve la faccio vedere subito, ma ne sono sicuro che ne guardate. Sentieri dimenticati, manca il butto lì sotto, il butto lì sotto, il sinistra lì, il destra sopra e sotto. Manca un po' di roba, eh. Se no il verde via, c'è cioè il butto lì e il sinistra di sotto. No, ragazzi, non prenderò consigli, cioè nel senso, vedo che qualcuno mi dice vai avanti, qualcuno dice vai a invece sentieri dimenticati. È che da una parte non ho ancora incontrato ai sentieri dimenticati quella barriera metroidvania del non hai il potere giusto. Allora facciamo così. Torniamo a Verde Via. Facciamo il subito butto qui. O addirittura il sinistra lassù, c'è un sinistra. Se non troviamo niente interessante, o qualcosa comunque di breve, poi andiamo ai sentieri. Se no, invece, rimaniamo. Sì, sì, infatti, vedo gente che ti scrive, vai dove cazzo ti pare, divertiti, che tanto è il metro di bene, infatti. Andiamo. Andiamo, torniamo a Verde Via. Ok, sì, sì. Torniamo a Verde Via e andiamo a fare, facciamo in ordine però, ho cambiato idea, il sinistra, in basso a sinistra, l'imbasso a sinistra, facciamo subito l'imbasso a sinistra, ci buttiamo, non so neanche perché non l'ho fatto, sai che cazzo c'era. Col cazzo proprio. E invece ha vinto lui. No, ho sbagliato tasto. Com'è che si faceva la magia? Ah, con cerchi, ok. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Purtroppo non mi ricordo. Ho usato troppo poco quella magia e non mi ricordo come si fa. Ma col cerchio ora ci sono. Io e il mio bapanadico amico devo stare attento, perché potrei avere adesso sbloccato nuove route grazie al dascino. Che tipo, questa non l'ho mai fatta. Io e il mio bapanadico amico. Questa mai fatta. Incredibile, ragazzi. Scusate se alzo la colonna sonora, spero di non sovrastare la mia voce. Ma è veramente troppo bella la musica. Mi fa sentire in una fiaba. Tutto questo gioco mi fa sentire in una fiaba, però una fiaba molto triste. Bapa e anche Nada. Oh, mi sa che non ci sono mai stato qua, non ho ricordi di questa pianta cannivora, ovvero che mangia le canne. Vuoi la droga? Prendito. Stupida pianta cannivora. Volevo farlo, non c'era nessun motivo per farlo, ma volevo farlo. Ok.
Ho una leva. Ok. E? What? Cosa ho aperto? Mica ho visto. Fra? Ok, top. Forse ho aperto sta cosa qua sotto, ragazzi. Ush. Stolto sono stato. Qui che proprio era il... Qui era veramente il mimic di Miyazaki. Bastardo. Ho stoltato, ragazzi. Non ho steltato, ho stoltato. Ok, dash into the snow, fighissimo. Dea. È veramente Dea, comunque. Molto side B di Falco e Fox. Ah, ma qui posso fare il sopra. Ma che cazzo è sta roba? Sono rovi che potrebbero tranquillamente essere naturali e basta. Però hanno una skin strana, come se appartenessero a una creatura più grande che ha esteso i suoi tentacoli fino a qui. Non me la contano giusta questi rovi giganteschi. Spero siano solo elemento d'ambientazione, ma se posso essere sincero, mi puzzano un po' di merda. Questo è un sopra che noi non abbiamo mai esplorato, vero? È lo sventrapapere. Invece forse qua ci siamo già stati. Perché comunque la mappa me lo segna. Però in teoria Saidonia che prova a fare delle cose e poi puntualmente non rispetta mai i suoi stessi piani peraltro. A sto punto qua stiamo, ci eravamo segnati di esplorare sopra in queste location pazzerelle. Facciamolo. Qui mai stati, ragazzi. Dascino. Niente. Dascino qui. No segreto. Qui. Un po' di secretane? No. Col cazzo? Qui inutile. Oh no, esplode. Inutile stare. Un'altra strada ancora. Andiamo. Ah no, ho preso i rovi. Credo mi faccia male. Però ci devo provare, dai. Immaginavo. Non posso ancora attirare quelle farfalle. Sono elettriche. Non posso colpirle? Però posso colpire i rovi. E sono pieni di merda. E sono pieni di palle, ragazzi. Ho ragione. È una creatura quella. A meno che la melma arancione non colpisca anche i vegetali, ma è il primo che smelma. E se faccio colare la melma sopra la cosa? Va in cortocircuito? No. Allora, qui bisogna stare attenti, perché è un attimo prendersi il piso in faccia. Vorrei prima colpire dei nemici. Ok, qui è fine della corsa. Che posto difficile. Più che altro perché non ho cure. Devo tornare indietro, farmi qualche nemico, tornare con delle cure. Senza ovviamente prendere danno, perché sennò è finita. Vai, facciamo anche lui. E andiamo. Potremmo provare a farmare altre cure. Ma vaffanciolo cazzo. Grazie Poppy della sub. Ok, quindi questi nemici. Ah, qui devo vedere l'ampiezza del dash. Ok. Questo è safe. Qui è safe. Ok. No, era safe, era safe, era safe. L'importante è quello. L'ampiezza del dash è questa, quindi safe. Fantastico. In teoria così. Oddio. Così è safe. Non lo era. Cazzo.
Voglio fare una cosa difficile. Ah! Uno e torno indietro, eh. Torno indietro. Oh cazzo. Le ciadopili. Non posso neanche fare poco, ragazzi, perché prendo le robe di sopra. Vado indietro, che è una strada che conosco, o vado avanti per le ciadopili. Grazie Riccardo. Ora muoio dalle mosche, aspettate. Tanto ormai l'ho rotto quel pezzo. Oh no. Paura, 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 paura di lui. Ok. 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 Le ciadopili. Sì, sì, bravo. Le ciadopili. Ok, penso che ce ne sia un altro pezzettino. Quindi adesso facciamo lui. Godo. Vai. Sudo ma godo, let's go. C'è del ciaddismo. Sì, sì, assolutamente. Torniamo indietro. Ok. Adesso abbiamo lo shortcutino. Lo usiamo. Cos'è quell'oggetto? Ah, è finita. Spine dell'agonia. È un... Non è un talismano, è un amuleto. Spine dell'agonia. Percepisce il dolore di chi lo indossa e si scatena contro chi gli sta intorno. Se il possessore subisce danni, libera dei rampicanti spinosi che feriscono i nemici vicini. Sto con quello che ho. Quindi la creatura che sfiderò ha questo potere? Questa, la creatura che sta secernendo questi rovi ha subito danni, è ferita? Ah, è ferita e quindi ha rilasciato, immaginatevi qualcuno che si sta praticamente proteggendo, tirando fuori tutti questi rovi per allontanare i predatori. Grazie a Candoz che si abbona per il secondo mese. È viva questa cosa, ragazzi, perché la melma credo che comunque invada i corpi che possono dormire, no? Abbiamo detto prima. Ma non puoi dormire se sei già morto. È anche vero che i relitti sono morti. E che una pianta è viva anche se è una pianta. Grazie Shinigami che sei buona per il 23° mese. Tipo quella di One Shot, pensavo proprio a lei, grazie Pietro. Non so se è una pianta o un essere vivente. Comunque, quindi questo era solo un piacevolissimo extra. Secondo me è comunque viva questa cosa. E comunque, se è una pianta, è super senziente. Non è semplicemente una pianta. Perché, guardate, null'altro secerne melma viola. E melma verde, vabbè. Non so i colori oggi. Melma arancione. Magari è l'incubo di un. Bella come idea. Cioè, un, invece di sognare la melma, sogna i rovi. Però è che c'è melma qui. Non è semplicemente un insieme di rovi. È un insieme di rovi immelmato. E quindi secondo me l'incubo è solo di un re. Di un creatore. Di un sognatore. Di un... insetto superiore. Daltonia. No, ragazzi, non so perché ho detto viola e poi non contento verde. Allora, riconcentriamoci, ragazzi. Io sono mister, non mi so orientare. Sì, sì, Fra. Bravissimo, bravissimo. Spammo. E non devo spammare in questo gioco, infatti. Per spammare ho perso proprio delle cure. Free. E lì c'è del moneta, però come raggiungo la moneta? Faccio così? Non c'è niente lì?
c'è un dislivello, no? No. Però sembrava ci fosse un rientranzino. Vabbè, niente. Ok. Loro veramente innocui. Ti ritieni ancora essere superiore? Allora, non ritengo che i cavalieri dovessero essere necessariamente esseri superiori, ma sì, mi ritengo ancora essere superiore io. Sinceramente fatico a credere che uno come Zote abbia dentro un essere oscuro, però può essere. Credo che però alcune razze siano più compatibili di altre, alcune specie di insetti, con la possibilità di divenire un essere superiore. Guarda come se la tira. Io credo di essere molto speciale. Io, ragazzi, vi ricordo che io ho avvertito l'essere che se c'è nella melma arancione. Sono convinto che il fantasma abbia avvertito mentalmente. Quindi io sono collegato al sonno di qualcuno, quasi. Mi verrebbe da dire che il protagonista è legato al sonno o sogno di Porsche Cayenne, un'ottima macchina. Non volevo fare questo, volevo curarmi. Ragazzi, devo smettere di voler attaccare sti cosi mentre attaccano loro, ok? Devo farla finita. Devo farla proprio finita alla svelta, questa cazzata di... Questa cazzata di... Gutto. Aspettate. Sono sicuro di aver fatto... Il colpisco. Se vado su, sono sempre nella stessa mappa? Sì, ok, perfetto. Lì c'è del soldi. Ma qui che cosa c'è? Però qui ci sono stato in teoria. E infatti qui ci sono i mortini. Sì sì, che avevamo già trovato. Se me la segna vuol dire che ci sono stato, ragazzi. Quindi, a parte, potrei visitare la panchina. Andiamo a visitare la panchina un attimo, perché così, panchina alla mano, mi oriento meglio, avendo già segnati tutti i posti che... Andiamo un po'. Sì, sì, lo so che vuol dire che sono entrato nella stanza, ragazzi, però... Porca. Voglio panchinare un attimo. Bene, mappa aggiornata. Oh, fantastico. Adesso torniamo di sopra, tanto penso si possa col dascino. In serenità, senza neanche smattare più di tanto. Ecco qua. Ma in realtà non serve neanche il dascino. Andiamo, controlliamo di aver esplorato bene tutto, di non aver lasciato Freddy. Ma non mi sembra. Freddy, tutti a posto. Cos'era? Era una parete finta? No, che cazzo era? Perché ha fatto quel tremolino? Forse è esploso un cazzetto? Che cazzo sono salito? Sono salito troppo. Ho fatto fin troppo. Erba tagliata, ok, ok, perfetto. E infatti devo andare là. Porco, porco il cazzo, porco il cazzo. Ok. Quindi per tornare là sopra devo fare sbibidi, ecco, sbobidi, badubidi, badubidi. Perfetto, ci siamo. Continuiamo da dove eravamo rimasti, ma con un minimo di coscienza in più di ciò che è stato fatto e ciò che non. Perfetto. Ci manca sempre lì in basso a sinistra, che ovviamente era la mia prima scelta, ma... I got Sidonied by Sidonia, ovviamente.
Ma certo, ma certo. Ci ha avuto ragione lui. Devo imparare a ottimizzare le cure. Tipo, qui mi dovevo prima curare e poi ammazzarlo, così che avrei finito la fight con... cazzo. Con vita piena e tutte le cure ancora up. Qui... mi sa che qua sotto infatti non c'ero... Dio. Tipo qui, prima mi curo e poi... almeno sono full. Quasi. No? Bene. Sì, sì, ho guadagnato un sacco di soldi, ragazzi. Tutti per la chiave. E poi puntualmente non saranno per la chiave, ma ci siamo capiti. Andiamo. Giusto, giusto, giusto. Mi ero scordato di te. Ah, ma adesso ti posso lasciare. Brutto coglione. E non conviene farlo. L'ho detto, ma poi l'ho fatto. Ok. Lui va semplicemente colpito così con la pazienza. Come faccio a saltare da qui? Ok. Sidonia! Fai i saltini pazzi. Ok. Mi andava. Il fatto che si possa andare su solo attraverso queste pedane potrebbe suggerire la possibilità di secreti? No, secretazio alcuno. E ho fatto un chiusino però. Adesso piglio anche il panchina. Ho fatto il chiusino, ragazzi. Però buono. Cioè, questo è ottimo in realtà, fare il chiusino qui. Scusate, faccio un... una cosa che non serve a niente, che... qui si fa pininini pininini. Quanto cazzo mi piace sta musica, ragazzi. Non avete idea. No, in realtà ce l'avete un'idea. Se ci avete giocato, immagino che piacesse anche a voi. Dov'è il Panchinazium Z? Eccolo qua. Panchinazium Z. Chiusino sempre cosa buona e giusta, assolutamente. Buono. Si deve fare il di sopra e lì in basso a sinistra. Facciamo sto cazzo in basso a sinistra, gentilmente. Tra l'altro posso fare il rimuovo di uno dei due palle max. Ma tra l'altro li faremo entrambi, però per ordine mentale. Grazie a Zyrel Lufines, che regala due sub. Grazie. E siamo a 1450, sub goal raggiunto. Grazie ragazzi, gentilissimi. Non ci ho neanche fatto caso e l'avete già raggiunto. Allora, via il palle, ecco. Mentre l'altro rimane perché dovrebbe essere il soldi. Non penso di averlo preso. Il soldi. E andiamo. Qui, qui. Ragazzi, però c'è un secretatium. Uno, non dico tanti, ma un secretatium si potrebbe anche mettere in questo gioco. Di merda, peraltro. Gioco orribile. Ho tolto quello sbagliato? Non mi pare. Mi pare di esserci stato, invece. No, gioco orribile, ragazzi. Gioco orribile. Orribile e per pezzi di cazzo, per giunta, se posso anche permettermi, ragazzi. Ok. Vabbè, qui sti cazzi. Così, così, due hit, così, easy. In realtà non ho fatto la seconda. Ok. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni a fare il tuo side B di Ike. E l'ha fatto. Grazie al Borks della sub, grazie mille. Due mesi insieme. Godopoli. Oh, il bestiario ho fatto. Una volta pensavo che queste fossero solo piante ambulanti. Quando ho scoperto che invece erano vere e proprie creature, ho iniziato a ucciderle a vista. Questo è lo spirito della caccia. Hai ragione. Oh mio Dio. Hai ragione comunque. Non ti posso dare...
rischiato. Fa tutto il giro, tutto il giro, tutto il giro, tutto il giro, tutto il giro. Ah no, ma non devo fare tutto il giro, devo buttarmi di sotto. Dove cazzo vado? Cioè, oddio, posso andare di sopra. Oh, ma questo in basso a sinistra, pure non lo faremo mai. Va bene, andiamo di sopra. Francesco, io sto litigando con me stesso, sappiatelo. Va bene, Francesco, ti accontento. Andiamo prima di sopra e lasciamo la cosa che volevamo fare per prima, per ultima. Ce l'abbiamo fatta, bravo. Bravo, mio cervello. Bello. Sì, tanto prima o poi c'è da fa tutto, sono d'accordo su questo, ragazzi, però seguire un ordine, no, questo sconosciuto. Non esplodere, non fare le esplosioni, non fare le esplosioni, non fare le esplosioni. Good. Adesso il tutto a destra. Oddio, che cosa c'è? Ma perché penso sempre che sia roba e poi non è puntualmente in cazzo? Qui questo l'avevamo già letto, vero? Una volta la mente superiore sognò le foglie e creò queste caverne. In ogni cespuglio e in ogni rovo, lo spirito di uno si manifesta. Beh, in qualche modo questo significa che lo spirito del creatore si manifesta in ogni suo sogno, in ogni sua creazione. Ci sta. Chiaramente. Una vitina aggiuntiva. Ma io come arrivo? Non da qui. Devo andare ancora più su. E come ci sono arrivato la prima volta? Attraverso codesto passeggi? Sì, mi sa di sì. Ma io ti fo lo schippo? In ogni... Ah, rovo, giusto, giusto. Avete ragione, avete ragione. Non ci avevo pensato, che stupido, certo. Potrebbe essere rovo e quindi... Per farlo veloce ho preso un casino di danno. Quello era un ferry, ma non voluto. Sono le 23, stacco ragazzi, mi spiace. Sì, F vita extra, ma proprio... dicevo... In ogni rovo avrebbe senso allora che veramente i rovi siano in realtà estensioni... Però un non... dovrebbe essere esattamente lì dentro. Un, se la mia concezione, sì, congettura è giusta, dovrebbe essere dentro l'uovo. Congezione è bello perché è supposizione più congettura, quindi il mio cervello ha fatto questo. Vabbè. Ok. A sinistra era via dei sentierini grigini 37. Mentre noi adesso andiamo nella circonvalla verde via. In via dei botanici. Sì, 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 sì. Via Botanichelli 42, perfetto. Andiamoci. Ah, per andare in via dei Botanichelli bisogna andare prima però in via dei Grigini. Ma non imboccare la 37, così dice Maps. Si imbocca la 25, si gira, c'è il senso unico. No, perfetto. Si fa la rotonda, ecco, perfetto. Quindi per te 1 è uno dei tre. Sì, per me adesso 1 è uno dei tre. Perché l'alternativa è che se 1 non è uno dei tre, allora è stato usurpato il trono di 1 in qualche modo. Ah. È da figli di puttana andare qui però, eh. Perché magari nel butto di sotto... a destra o nell'imbasso a sinistra c'è qualcosa ancora di verde via anziché andare in una nuova mappa. Ragazzi, io non ci vado. È la mia blind runes. E quindi farò così. Mi manca il butto un basso a destra e il cazzo un basso a sinistra. Non come ci sono già stato? Nella stanza sì, me lo ricordo qui che c'era già stato. Ora ho realizzato.
Nel butto a destra ci sono già stato. Ma davvero, com'è possibile che non mi abbia segnato, scusate. Ecco, sì, il segnalino ce lo mettiamo qui invece, giusto. Decidiamo insieme il segnalino del già stato. Segnalino del già stato potrebbe essere... Ah, è lì segnalino, ok. Il già stato è il rosso. Cioè, il già stato ma non esplorato è il rosso, ok? No, ma non, mi torna che non ci sono stato, sennò me lo segnerebbe, ragazzi. Però forse loro intendevano dire che ci sono già stato in quella stanza della quale non ho la mappa, me lo ricordo, effettivamente è così. Go. Scoreggine. Che puttanaio. Ma c'è qualcosa lì che devo minare? Perché sembravano delle cose da minare. Sputopoli. Adesso. Sono soldi, erano soldi davvero, ragazzi. E allora godo. Ah, la chiave si avvicina, amici. Ah, sgodo. Godo. Sgodo. Bei soldi, veramente si fanno con questi. Gran bei soldi. Ok, e ora si fa il butto. Butto de suetto. Butto de suepra e butto de. Io odio queste cose. No, non c'ho voglia di perdere tutta la vita su sto minchiorre. Grandi sghei, ragazzi. Sgago. Ecco qui, sghiello. Ora qui si potrebbe fare un po' di... un po' di farmo. Un po' di farmo della vita. Un po' di farmo. Ecco qua, dammi tutto. Via. Facciamo il curo. Grazie scritto della sub. Epicuro è con noi. Di sotto, così proprio... in maniera dimessa. Sì, sì. Sai chi è stolto? Tu, perché ti sei rivelato a me, alla mia superiorità. Per questo prendi il palle. E speravo che il saltino via minchiorre gioia a Milano. Sì, proprio lei. È Melchiorre quella vera. Ma è ovviamente una censura. Sono contento che lui comunque goda, ecco. Allora, ora invece di fare il butto... Ah no, dobbiamo fare il butto. Ma poi dobbiamo andare a sinistra. In via dei Rovetti. Grazie a un chimico della sub, grazie mille. 8 mesi insieme. Te sei brutto, eh. Se fa così? Se fa così? Ecco, ok. At the biggo. Allora, a occhio è così. Non era occhio. Devo fare anche un saltino in avanti. Neanche, di più. Ah, non serviva. Merda. E non puede. Metroidvania momento. Mi devo curare per controllare, ma mi sa che il non puede. Mi date delle cure, ragazzi? Ve ne prego. Ne ho bisogno. Grazie. Eh.
Sai, ragazzi, che si può fare poco qui. No, c'è ancora una cosa da vedere. L'imbasso a destra, ragazzi, se no si continua a saltare. Ok. Ma mi sa che non si può. Serve tipo triplo dash non si infama. Mamma mia, che cosa ho fatto? Ok. Ci riprovo, ragazzi, giusto una volta. Al massimo prendo un dannetto, perché magari potrei aver visto male. Però neanche col pogo sembrerebbe essere fattibile nulla, perché è troppo basso via dei pogalizzi. Vabbè, questo in realtà lo saltiamo. Paradossalmente sarebbe stato utile averlo che gira, perché così gli pogavi addosso, ma... si può fare così, volendo. Ah, non puoi neanche pogarci, bella per me. Ah, e guardate, lì c'è un qualcosa che poi ti fa da shortcut. Tanto posso menare lui per curarmi. Teoria mi fa un favore. Però Franco che si soglu devi un attimo fa. Bravo. Paolo che si soglu, chi era Paolo delle Iene? Camera caffè. No, ragazzi, è impossibile. Ok, ok, a posto. Ridammi un po' di vita. È vero, la songa della Silca potrebbe duare il tricco. Bella frase abbiamo costruito. Sì, sì, sì. Signor Chessisoglu. No, qui niente, ragazzi. Si va in basso a destra e si toglie anche il puntino numero 2. Qui? Saporino di loro. Dal muschio e dalla foglia la nostra vita è estratta. Finché continueranno a crescere sul sentiero, non appassiremo mai. Sono i bambini verdi? Sta parlando. Allora non credo che siano i bachi rubati. Dal muschio e dalla foglia la nostra vita è estratta. Finché continueranno a crescere sul sentiero, ovvero foglie e muschi, noi, i bambini, quindi che sono dei bambini fiore, perché non appassiremo, il termine appassire mi fa pensare, no? Non appassiremo mai, quindi i bachi sono da escludere. I bambini verdi, i green children, li avevamo chiamati l'altra volta, sono in realtà degli esseri metà vegetali, potrebbero essere i funghi? Di cui parlo, oddio, però non... I funghi credo abbiano una loro parte, il mondo dei funghi o quel che cazzo sarà. Green Child, ah ok. Vabbè, comunque, sono una serie di entità. Ricordatemi la descrizione dei Green Children o del Green Child. Dicevano che sono anche loro, loro creazione, che sono nati anche loro dai sogni. Ricordatemi, ok, in inglese Green Children, ma comunque è irrilevante, qui se ne parla al plurale, quindi bella pog. Secondo me sono la gente di Verdevia, non ne sono sicuro, non del tutto. Puoi leggerla da dove? C'è un log? Venivano dai sogni, ok, dicevano proprio questo, ok. Beh, nati dai sogni di un. In teoria, se le foglie sono nate dai sogni di un e loro nascono dalle foglie, per proprietà transitiva, o meglio, per puro sillogismo, direi che loro sono nati da un. Quindi, ci sono questi bambini verdi? Secondo me non li abbiamo mai incontrati, perché sembrano degli esseri speciali, e non credo che gli insetti che... qui sono infetti dalla melma arancione lo siano altrettanto. Credo siano dei semplici insetti, dei cittadini, mettiamola così, di Verdevia e di Nido Sacro un tempo. È come se i sogni dei re, li chiamo così, ok? I sogni dei sognatori, oltre a creare
environment fossero in grado anche, non so neanche se volontariamente, di creare vita. Cioè, in teoria, ve la butto lì, verde via è creata dai sogni di un che sogna le foglie, dalle foglie nascono questi bambini verdi, cioè questi esseri che non appassiranno mai, che sono piccoli, che forse non crescono neanche, tipo Peter Pan, sono eternamente bambini, chi lo sa. Del resto anche noi sembriamo un po' bambini, no? E quindi non appassiremo mai. Magari gli esseri posseduti di Melma Arancione sono i figli, in realtà, dell'incubo arancione, in qualche modo. O la Melma Arancione è figlia della creazione del re dietro l'incubo della Melma Arancione. Vabbè, ma devono essere tutti speciali? Allora gli abitanti da dove arrivano? Ma infatti non devono essere tutti speciali, è proprio quello che ho detto. Non devono essere tutti speciali, solamente i Green Children lo sono. I bambini verdi sono arrivati dai sogni in queste terre, perfetto. Qui noi aspetteremo pazientemente il richiamo del ritorno. Forse del ritorno ai sogni? Cioè, il richiamo del ritorno nel sogno di chi li ha partoriti e portati qua? A cosa serve in ultimo? E se fossero davvero i pulviscoli che ho intorno ai Green Children, fossero l'energia, e quindi in realtà le anime sono i White Children? Non so. Noi non appassiremo mai finché continueranno a crescere sul sentiero, significa che in sostanza finché il re continua a sognare, anche i Green Children non muoiono mai. Nel momento in cui il re smette di sognare, questo posto non viene, un smette di sognare, non chiamiamolo re, questo posto non viene rinnovato, il muschio non cresce più, le foglie neanche, e i Green Children appassiscono. Leggi la descrizione dei cespuglietti, secondo me sono loro, secondo me per niente, però leggiamo. Debole creatura che si copre di foglie per sembrare più grande, si nasconde nel sottobosco. No, secondo me non lo sono per niente. Questi sono insetti. Gli esseri, questi bambini sono speciali, secondo me. Cioè, ma che cazzo, ma perché dovrebbero questi insettini del cazzo che ti attaccano istintivamente aver scritto delle steli iper mega ultra i cosi di muschio? Di che parlate, ragazzi? Muschioso indolente. Quelli paffuti, ok, ma il rinoceronte, timida creatura che spaventa gli intrusi, ma è un minchiolino anche lui? No, per me no, poi magari se viene fuori che è così mi sorprendo, ma non, no. Forse bambini è un modo metaforico per dire nuova vita, ma sicuramente, ma neanche tanto metaforico, è pratico. I bambini verdi sono gli esseri nati dai sogni di un, o meglio dal mondo sognato da un. Secondo me non sono loro. No. Green Children non sono loro. Mi verrebbe da dire che non sono loro. Ora sono sotto l'effetto di melme pesanti, è vero. Continuo a credere che non siano loro. Ah, già, non abbiamo letto Imperviella. Semplice creatura volante, protetta da un carapace, irto di spine. Forse i muschiosi che esplodono, ma... non lo so. Sono insetti che si ricoprono di muschio, questi non sono bambini verdi. Sono semplici insetti. Oddio, il muschioso instabile dice insetto simile a una pianta. Quindi già sul muschioso e basta, potrei dirvi che c'è una possibilità che lo siano, ok? Mentre questi li escludo totalmente, il rinodonte muschioso e l'altro, il muschioso indolente, il muschioso normale, standard, potrei prenderlo in considerazione, perché è un insetto simile a una pianta. Continuo a pensare che potrebbero non esserlo. Lo saranno solo se non dovessi trovare niente a verde via. Cioè, se non trovassi nient'altro a verde via di paragonabile ai Green Children, ai bambini verdi, allora ok, vi direi, potrebbero essere i muschiosi. Tanto li uccideremo e prenderemo la descrizione avanzata. Se dovesse essere così, se dovessero essere davvero i muschiosi, allora significa che in realtà siamo divisi
tra insetti normali e insetti creati dai sogni. Dove cazzo vado? Di qua. Ma sei idoneo. Vedi tu. Ma che cazzo sto facendo? No, sono già stato qui. Dovevo andare a destra, ok, mi sono preso nelle descrizioni e nei bambini verdi e sono tornato indietro. A me chi mi ha creato? Io credo che mi abbia creato o il re bianco o forse più probabilmente, in quanto essere speciale che Gesù bambino, che ha dentro un'ombra, un re nero, un re oscuro, un sognatore ombra che ha creato ombre come me. Potrebbe avere altrettanto senso. Un re nero potrebbe essere un'alternativa. Arceus. Segnalino rosso lì, bravissimi. Bravi. Sì. Del cresci bene che ripasso. Eccolo qua. Let's go. Jesus Bambi. Faccio prima a fare così. Poco più avanti per il segnalino. Qui già fatto tutto sì ampiamente. Attenzione all'acido di palle. E sei domani. Cosa? Perché c'è un segnalino qua? Ah, perché c'è quello, perfetto. Possiamo toglierlo. Bastardo. Ah, devo pure curarmi di nuovo. Bella. Si pogga e si toglie il segnal. Via. E boom. Uccidi cespuglini per sbloccare le info. No, dobbiamo combattere quelli che sono i muschiosi, non i cespuglini. Appena li vediamo, ragazzi, tanto uccido tutto io ormai. Pro di sbloccare le infos. Fog. Non sono loro. Loro già sbloccati. Tanto standogli sotto a questi, sei sempre col culo parato. Ah, mi farei un po' di buttino finalmente. Ah, eccoli loro. Loro vanno uccisi, assolutamente. Grande side. Grandissimo. Quanti me ne mancano? 5 e 16. Minchia. Spero che già loro mi diano infos. Questa è la prima che avevamo trovato. Chi si allontana dalle strade del Re Bianco dovrà affrontare la legge di Un. Chi si allontana dalle strade, direi, del Re Bianco dovrà affrontare la legge del Re Verde. Sorano Tenshi si abbona per il 17° mese, guardate. Nuove figure, nuove colonne. È una doppia strada. Andiamo prima a destra. Speciale questo. Che silenzio. Ma è semplicemente una panchina. Sotto una cascata. Un momento di raccoglimento, direi, per il nostro personaggio. Non c'è niente qui. Forse solo il ricordo di una tranquillità lontana ormai persa da Verde Via. Oltre che da Nido Sacro. Continuiamo, c'è tanto da esplorare qui. Tripla strada. Il buon panchiname, sì. Ehi, ehi. Non ti agitare. Posso farti il rimbalzo? Sì. Vuoi giocare a Tekken? Ricordate la modalità di Tekken della Pallav? Ti leggo subito. Gulka. Vegetale aggressivo che si ritrae per proteggersi quando il pericolo si avvicina. Quando i nemici sono lontani, sputa dure palle spinose. Aveva un po' di rovi
Però no, non erano propriamente roghi. Esatto, Tekken 3. Com'è che si chiamava? Tekken Ball? Guardate, loro non sono stati presi dalla melma arancione. Sono palesemente loro. Un relitto normale, un relitto crudele, direi, e un relitto rinoceronte. Addirittura un relitto errante, forse, un relitto rinoceronte. Grazie ai Itachi Ambu dell'ottavo mese di sub, ma non sono stati melmati. Non sono stati melmati. Chissà perché. Non può essere stato il posto a proteggerli, perché altri sono melmatissimi. E ciò che non mi torna è... ma come fai a essere colpito nel sonno se sei morto? L'unica cosa che ha senso a questo punto è che i relitti siano morti perché invasi nel sonno dalla melma, mentre altri riescono a sopportare l'immelmazione durante il sonno, risvegliandosi ma incontrollati, quindi con un controllo mentale che gli fa perdere cognizione di causa, ma comunque sono ancora vivi. Oppure, banalmente, erano protetti da queste tende? Si sono addormentati, sono morti. Però è che credo che se c'è gente che ha la possibilità di creare sognando, le barriere architettoniche, come avevamo pensato all'inizio, per esempio il tunnel, valgono molto poco. Cioè, se c'è un potere come Death 13 di JoJo che può prenderti nel sonno, sti cazzi che sei in tenda. Una puntina blu che hai tolto era per una cosa luminosa che avevi trovato nella scorsa live. Ho tolte due, no? Ah, perché avevo trovato anche un su. Avete ragione, non era qui? Ci si ricontrollerà, ragazzi, tanto me lo ricordo. Oppure ci sono diverse fasi, ti possiede nel sonno finché non muori e rimane dentro il cadavere. Però non tutti sono morti, è per quello che dicevo, no? Ti possiede nel sonno, ok. Qualcuno muore direttamente e rinasce sotto forma di relitto. Altri invece non muoiono, sopportano la freccia d'oro di JoJo, però poi sono comunque controllati mentalmente. Tanto ci ripasso, infatti, sti cazzi. Comunque questo conferma che tutti si muovono in tutto il regno, magari per motivi commerciali. Vero, giusto, bravo. Alex, hai ragione, certo, perché loro sono abitanti dei sentieri dimenticati, quindi il regno è grande e c'è gente che appunto sì, per vari motivi che non possiamo stare a ipotizzare, ma che in realtà neanche ha senso ipotizzare, si muovono. Non è un regno di nemici, ecco. Si collabora qui. Tekken Ball? Tekken Ball? Oh, scoreggia quando muore. Oro franco. Credo una statua dietro. Degli occhi. Guardate. Sembra una maschera. Sembra proprio una maschera, guardate. In blur, dietro. Cazzo. Ah, minchia. Mimetizzatissimo. Ok. Decisamente. Una maschera. E sembrano quasi un po' le mie ali, ma forse in fase di formazione. Perché il cervello mi ha detto di far questo? Vabbè, non importa. Le ritroveremo. Sembrano proprio, guardate. Dio. Sembrano le ali che ho io, no? Però tutte rattrappite. La testa è molto schiacciata. Come se fosse la maschera, no? Che sto cercando di ricostruire, ma tutta spiaccicata. Difficile da ricondurre al momento a qualcosa. E sì, aveva degli occhi che colavano. Ha un po' un becco, sì, e degli occhi che colavano. No, a me non sembrano denti, a me sono sembrate ali.
Perché piange? Statua. Perché fare una statua che piange? Una statua che piange la si fa per ritrarre dolore, rimorso, tristezza. Perché questa era una via del pentimento? Perché? Perché creare una cosa del genere? Perché ricordare il dolore attraverso queste statue? Eccola, possiamo osservarla molto meglio qui. Non so se piange o ha proprio qualcosa all'interno. Da questa prospettiva sembra proprio avere del liquido all'interno. Non credo, ragazzi, che faccia parte della rappresentazione. Grazie a Dead Soldier dei 4 mesi di sub. Ritiro quello che ho detto, guardate, sembra liquame ora che la vedo da vicino. Sembra che pianga tipo l'ombra che io ho dentro. Come se non riuscissi a contenerla. No, non mi sembrano denti, continuano a sembrarmi le ali. Però tipo tutte smunte, tutte quante rattrappite. A qualcuno sembrano tentacoli addirittura. Non so, io continuo a pensare alle ali. Però magari tutte quante ormai bagnate, come se fossero bagnate dal catrame che sta piangendo. Secondo me successivo la stata in origine non aveva le lacrime. No, 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 ragazzi, sono straconvinto di questa cosa adesso che la vedo bene. Le lacrime si sono create perché la statua sta secernendo melma. Perché lo stia facendo? Non lo so. Sembrano veramente dei contenitori che hanno cercato di immagazzinare quest'ombra. Sempre di più sono convinto che gli esseri come me sono nati in questi sarcofagi. Sono le ali ma sono chiuse su se stesse. Esatto, anche a me dà questa impressione, no? Che sia così, tipo. Grazie Gianluca Pezzano che sia buona per il settimo mese. Le hanno tutte allo stesso modo, è vero, le lacrime, però credo che sia un po' anche il limite in qualche modo grafico del gioco, no? Per non stare a fare una per una le statue, tutte con dei dettagli differenti. Baffi tortisiani. C'è una statua, quindi è un essere sicuramente glorificato, no? Abbiamo detto più volte qui il strizza l'occhio, ah, c'è un culto, quindi le statue fanno parte di un culto, grazie a Antares della sub. E fin qui ci siamo, le statue fanno parte decisamente di un culto. Però dentro di loro si annidava roba, perché sennò la melma che senso ha? Non sembrano avere gli occhi, forse per quello che sgorga qualcosa, no? Hanno gli occhi, ragazzi, quei buchi sono occhi. Però perché dentro di loro si è annidata questa merda? Provo a romperla. Non esce niente. Entriamo? Oh mamma mia. Vabbè il cazzo. Perché sto facendo questa cosa? Ma tanto dovrei riesplorarla comunque poi. No ragazzi, ho paura. Ho paura più che altro di perdermi roba. Sicuramente la lanterna che ci vendono al market, Sly ce la vende se non sbaglio. È un altro robino rosso qui, se no ci perdiamo magari un segreto, una roba di lore, cioè non conviene assolutamente. Qui ci mettiamo il rossino e andiamo avanti. Ah, e no, non andiamo da nessuna parte. Ancora altre lacrime. Scusate un secondo, per capire. Magari questo luogo è buio anche in collegamento a queste lacrime oscure. Grazie a Mikimaki della sub.
La chiave si avvicina, è vero. Manca pochissimo alla chiave. 35. Torniamo a casa base. Non c'è problema. E andiamo giù. A questo punto facciamo tutto in ordine. Andiamo giù. Per una volta. No, Saidonia. Abbiamo detto andiamo giù, cazzo. Abbiamo detto. Oddio. Ok. How can I? Non posso. Non puede fargli del mal. Non finché non posso tirare le masede. Ah, prendi doppio danno, bello. Come faccio a fargli male? Allora, intanto aspettate, eh. Oh no, che cazzo è quella merda? È il tanfo? Dei funghi? Però aspettate un secondo, io devo capire come cazzo fare a colpire sto cesso. Però per colpire sto cesso devo prendere vita. Devo prima curarmi. Sono avvelenato? Aiuto. Ho tanta paura. Grazie. Era il metodo più sicuro. Facciamo un attimo. Porca troia. Facciamo un controllo qui. Un attimo, solo per avere un po' di vita. L'ho visto, ragazzi. C'era Michael Jordan lì. Ok, vai Tekken, vai. Però tu non mi dai vita. Le palline di merda non mi danno un cazzo. Fanculo. Nemico inutile. Devo curare. Ah, c'è la panchina però qua, giusto? Sì, posto. God. Come hai fatto? È così ben camuffato, ma certo. Camuffatissimo. Qui siamo stati, scusate. Come che lo chiama? Santuario di pietra. Ok. Pietra, altro elemento super importante. Ok, dicevamo. Bene. Pensavo di avere la magia, non ce l'ho. Giustamente. Ma come si fa? Come si fa a colpire sto cesso senza poteri? Un bel bagnetto. Cioè, ragazzi, se io gli lascio addosso, muoio. Posso fare questo, ma poi muoio. Teorema del coleottero. Perché devi ucciderlo proprio ora? Perché voglio le sue informazioni. Basta. Però magari un altro colpetto glielo posso... Ma si resetta, ragazzi, quando muoio? Non uccidere Antonio non ti ha fatto niente. Ragazzi, non mi ha fatto niente. Però voglio avere informazioni su di lui. Ma è innocuo perché uccide... Perché il bestiario ha informazioni. Ah, si resetta? No.
si resetta. Vabbè, allora aspettate. Ma cosa? Sono di nuovo nella stessa condizione di prima. Panchina. Non è una panchina. No, ti prego, ti pago, non farmi del male. Ti pago, ti prego, ti pago, ti pago. Good. No, no, ragazzi, ok, ok, ho capito, ho capito. Non ne vale la pena, sono d'accordo con voi. Andiamo avanti a Fungopoli. Secondo me quello è il tanfo dei funghi. Vabbè, però sto stronzo, un culo proprio. All'interno del mio culo io trovo la stronzaggine. Cioè, questo è piuttosto scontato. Di nuovo piazza Among Us qui. Queste bolle proprio dense. Che cos'è? Ok. Canyon nebbioso. Questa è un'altra mappa ancora? No, non è il momento. Quindi qui sotto c'è il canyon nebbioso. E a sinistra c'è l'ultima parte di mappa che possiamo esplorare. Dopodiché o andiamo in alto a destra o andiamo nel canyon nebbioso. Quindi andiamo prima di là. Fungopoli, non è Fungopoli? Non lo so. Secondo me potrebbe essere questo coso mi sta facendo del male psicologico. Boss. Dammi vita. Dammi vita. Devo ammazzare tuo papà. Dammi vita. Devo ammazzare tuo padre. Yes, chiave. Si gode? Quasi chiave. Lui non si sgasa. Pensavo che col pendolo si sarebbe scosato. Devo cominciare a integrare il dash nei pattern di cazzo. Ecco, per esempio, il dash. Cazzo, cazzo. Se salta io dash. Se invece non salta, approccio solito del pogo. Perfetto. Vabbè, non importa. Tardi. Curo. Resetti. Ok. 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 Se curo perdo il tempo. Facciamo così. E poi non ci curiamo più. Basta. Ok. Ora lo possiamo fare no hit. Non è vero. È morto. Madonna, quanta sputata. Oddio! Erano tre di loro! E ora che fanno? Diventano piccini? No, ok. Semplicemente vanno via. No hit per 0,25, ragazzi, assolutamente. Però adesso ce ne compriamo. Ci compriamo, mi sa, sia la lanterna che il cazzo. Sia la lanterna che la chiave. Buono. Oh, c'è un sopra, Reggae Reggaez. Facciamo la tensione, sopra, un sopra da sgraffignare. Ok, no? No? Sì, ragazzi, è quel momento lì. Si fa andare a tirargliele di lato. Non puoi fare obliquo.
Io ci muoio davanti a questo. Io lo so già, ragazzi, ok? Basta, mi hai rotto il cazzo. Ah, ti posso colpire anche col cazzo? E allora, bella. E allora che problemi mi faccio tu e le tue palline del cazzo? Godo. Coglione. Faltininini? Non penso, guarda, ti convenga faltininini con me. Eh? Non penso. Non penso ti convenga faltininini con un ragazzo del genere. Non penso. Non penso, hai capito? Non pe... Non ha droppato niente, ha fatto questa cosa per 3 centesimi. Stacco alle 23, ragazzi, sì, assolutamente. Adesso stacco subito. Ma quella è una piantina? O l'ho già ammazzata? Quella è una piantina? Sono già andato lì? Fatemi contro il lampo. Vabbè, ragazzi, io, cioè, a combattere secondo me non me la cavo tanto male, ma a saltà. Madonna, se faccio schifo. Ecco qui, tinini. Vabbè. Tinini a me vuole fa, Gianni. Ok. Anche queste. Questi bozzoli di raccolta di anime sono strani. Cioè, grazie a Sigpacio della sub. Credo abbiano. Un collegamento anche di lore. Che cos'è questa energia bianca? Come si faceva a incanalare dentro queste statue? Niente. Ennesimo salto fatto a cazzo. Che campioni Holly e Benji. Perché c'è un luce? Posso farci qualcosa? Guardate, vasi. Non si rompe. E questo? Ah, quindi il level design ti segnala attraverso la luce che c'è qualcosa. Holly e Benji qui. Holly e Benji, i campionissimi. Fa il campionissimi? Fa il campionissimi? Fa il campionissimi? Fa il campionissimi? Ah, fa il nascondio! Don Abbondio! Grandissimo! Però ho perso un sacco di vita. Ok. Ok. Salve. Mai visto. Vabbè, si scoprono sempre cose nuove, ragazzi. Gianni? Rodarico? Qui c'è niente. Sedonia, non sono bravo a saltare, Team Cherry. Faccina che ride. Qui
Ok, c'è un strada. Che facciamo? Merda! Ma questo è proprio da figli di merda, eh. Questo nemico è veramente messo bene, bastardo. È lì solo per rompere i coglioni. Credo che comunque quell'insetto effettivamente non sia da uccidere, ma serva per farti fare più agevolmente col pogo la strada, sai? Per quanto ce la fai anche senza. Grazie a Gamers Carg, che sei buona per il 23esimo mese insieme. Grazie mille. E ben ritrovato. Qui si sta a fare il pini pini pini. Si va, eh. Lo sto vivendo un po' come i Koopa in alcuni livelli di Mario, quelli volanti, no? Che ti servono per fare la strada e non per fungere da ostacolo, ecco. Proviamo. Dove mi porti? Ok, mi porti qua. Qui posso fare il campo e il controcampo. Fantastico. Ah, c'è un potere lì? È figo. Il plesiosauro, bravi, sì. Un po' plesiosauro. Dan. Yes. Dammi il potere. Dammi tutto il potere. Non c'è un potere? Ma c'era un potere a inizio gioco. Perché solo soldi e non poteri? Grazie Xadrax della sub. 6 mesi palle max insieme. Però io molto offesi. Perché non è corretta questa cosa. Non è corretta. Oh, c'è del piangere. C'è bacchina. C'è bacchina pazza. Qui fo. Ok, godalizia la situa. Andiamo, andiamo, andiamo. Liberatium. Ok, potremmo anche mettere lo shortcut de suepra. Come? O no? No, è il fanculo? Visioni di fanculo? Finisce così? Metroidvania momento again? Ci sta, per carità. Questa è via dei fanculetti, amici. Quei rovi sono sicuramente di un essere vivente, ragazzi. Sono troppo vistosi rispetto a tutto il resto. E niente, ragazzi. Si mette una puntina di cazzo anche qui. Ehi. Grazie Anse Bobby della sub. Grazie mille, ragazzi. Oh, ma oggi tante sub e soprattutto tanti spect. Ancora ora siete 2171. Grazie. Spero che vi stia piacendo questa serie tanto quanto sta piacendo a me giocare sto gioco. Cioè, tanto. Ok. Una puntina dei cazzo pure qui. Il che ci lascia solo Chernobyl oppure mondo grigio. C'è però anche il santuario disponibile prendendo via dei cazzabuboli. Se noi andiamo a Pulveria e prendiamo la lanterna, possiamo fa uno. No, in realtà qui non c'era buio. Qui era semplicemente che non avevo la mappa. Possiamo fare questo. E poi ce n'era anche un altro di posto buio, ma non mi ricordo più quale cazzo sia. Forse questo. Forse questo. Forse qui c'era un posto buio. Lo rivedremo. La lanterna costa 18k? La lanterna 1008? Ah.
Dio Maduenna. E allora non è il momento. Non è il momento, se costa 1800 avete fatto bene a dirmelo perché mi avete risparmiato un viaggio. E quindi va bene. Ah, spopiti. Spero che questo basti, se non basta mi incazzo, ovviamente. E si muore così, ragazzi, eh. Sì, sì, finisce così, io già lo so, che adesso fallisco l'ultimo salto e muoio. Non è vero, scaramantico. Troppo forte. Ah, ma perché fallisco questo? Ok, no. Sono io. Errore. Ah, è perché fallisco questo? Ok, ok. Chiarissimo. E ora come torno indietro? Ah, ok, questo non è un ostacolo. Ok, fantastico. Però ci sono piantine bastardine pazzine. Scrotine. Oh mamma mia. Non farmi del male. Non farmi del male. Oddio, piano di piante. Non fatemi del male, non fatemi del male, non fatemi del male. Vi prego, vi pago. Ricordatevi che tranquillo morì cacando, eh. Quindi bisogna stare molto attenti. Panchina? Dai, dov'è via dei panchettini? Via dei panchettini. Bisogno di via dei panchettini. Qui ci sono altre piante. Qui ci sono altre piante, ve lo ricordo. Disgusting. Ti prego. No, ti prego, effettuerò del pagherò. Lasciami stare. Ok. PayPal, ma faccio anche post pay. Ok. Ah, we salvi. Ok. Canyon nebbioso. Andiamo. Canyon nebbioso. Che attorno da coleottero. Si fa prima a trovare il nuovo coleottero nel canyon, che tanto ci sarà. Canyon nebbioso e si va. Se no siamo davvero dei pavidi del cazzo che fanno... Oh. Checkpoint ogni 3 secondi e voglio dire, lasciamo queste cose a Yan Chad. Noi abbiamo un mandibolame importante superiore, quindi Canyon delle palle. Ah, non ho l'elettricità, non posso fare niente. Sentito rumor di godo, ora scendiamo. Questo quindi è il dominio della energia rosa e dell'elettricità. Ma non tutte sono elettriche le meduse, quella al centro non lo è. Hanno credo della melma arancione al loro interno, queste meduse. Quindi anche qui la melma arancione è serenamente arrivata a infettare i presenti. Non sono però insetti. Siamo davanti a delle meduse, è evidente. Non era un reame solo di insetti. E andiamo prima al rumor di godo. Sono bolle in realtà, sono semplicemente bolle. Ah, possono comunque morire. Ah, qui funge come nucleo proprio. Perché non so. Grazie, Grattugia Birra, che sei buona per la prima volta. Non mi è chiaro perché non mi ha fatto knockback. Guarda che gli scende proprio il nucleo. Cioè loro sono... Cazzo. Fra!
Non mi fa danno, ma mi respinge. Ma io sono un essere fatto di ombra, perché mi respingi? È un geyser oscuro. È chiaramente l'energia che perdo io quando vengo colpito, tipo dai boss, che perdo sia energia bianca che energia oscura. Ho proprio quelle bollicine. Quindi l'oscurità è nel terreno? C'è un geyser d'oscurità nel terreno? Quindi io cosa sono? Un vaso? Allora, ragazzi, questa è oscurità anche per il modo in cui ci respinge, non è acqua. Guardate, fa proprio le stesse bollicine che facevo quando perdevo, cioè prendevo i colpi di Hornet. È vero che però non è necessariamente un geyser perché viene anche dall'alto, però non importa in realtà se è un geyser o meno. Il punto è, viene da una bocca nel terreno. Quindi io sono un contenitore di questa oscurità. Avevano bisogno di contenerla all'interno di corpi? Cazzo, perché fa knockback? Sì, alternativamente, ragazzi, se non è nel terreno, vuol dire che sono queste creature a tirarla fuori. Però sembrano proprio incastonati nel terreno questi denti. Niente. Non sei fatto di oscurità, quello che hai dentro lo è. Eh no, ma è quello che dicevo, ragazzi. Cioè, sono un contenitore. Mi sono sempre definito bambola, no? Ci sono quei due cosi che sembrano sparare energia nera. Non so se viene prodotto dal terreno. Secondo me sì, in realtà. Cioè, non mi sembrano organici. Non prendono colpi. Non si fanno un cazzo. Del resto è un'ombra dentro. Infatti. Sto cercando di recuperare i messaggi. Notiamo come Cornifex sia una divinità. È vero, lui è passato e noi no, avete ragione. Niente ragazzi, ennesimo no 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 di oggi. Ma va bene. In realtà stiamo molto avanzando. Ok. Lui sembra più forte qui. Sembra più vicino qua che a destra. Ho super paura. Non voglio perdere questi soldi. Ottima informazione, grazie. Vediamo un po' che ci dicono. Uma, la medusa più piccola, quindi sono proprio meduse, passiva e inconsapevole di ciò che le sta intorno, ma pulsante di una pericolosa carica elettrica. Uma, creatura passiva che racchiude un nucleo aggressivo ed esplosivo. Che però ovviamente non è naturale, è fatto dalla melma arancione. Quindi qualcuno ha sognato questo, ha sognato l'acqua, ha sognato gli esseri marini. Praticamente questi re nell'uovo hanno sognato tutti i biomi. La città, quindi quella più vicina all'uomo, se vogliamo, di Gesù Cristo, l'uomo di Gesù Cristo. Ho anche visto. Poi c'è chi ha sognato la foresta.
C'è chi ha sognato la foresta, c'è chi ha sognato il mare. Diciamo che i sentieri dimenticati hanno sono il sogno di una città. Di una città che è più umana che di insetti, però magari ricorda il concetto di alveare, no? Di formicaio. Non ho la mappa di quest'area, giusto? Non l'avrò però. Però ragazzi, scusatemi. Qual è il senso di esplorare una zona della quale non posso prendere la mappa? Fatemi riprovare se è possibile, e se no non è qui che dobbiamo andare. Sono proprio un coglione, ragazzi. Tocca lo stesso. No, infatti. Allora, trovo il modo di trovare Cornifer, che sembra qui vicino, non sembra al di là del geyser, o quel che è. Qui diventa fortissimo lui. No, il foglio è lì. No, è di là. Guardate i fogli. Un foglio, due fogli, tre fogli. È di là. È di là. Avanziamo ancora un altro po', ma se vedo che è tutto troppo palle, mi fermo. È retroattivo, ragazzi, l'esploro. Cioè, se io esploro adesso e poi prendo la mappa dopo, la mappa si aggiorna esattamente ai luoghi esplorati o torna da zero? È retroattivo. Ok, già questo mi consola un po'. In teoria potremmo provare a fare il giro, allora. Ok, questo è importante, perché sennò è proprio sprecato. Buono. Ragazzi, siamo finiti palesemente le catacombe, comunque. Ma tanto. Devo fare in ogni cazzo di gioco. Ok, qui c'è una stanza. Ah, posso prendere anche le... senso. Ma te l'ho fatto dal basso verso... vabbè, non importa. Oh mamma mia. Ah giusto, cazzo, usa la mappa. Ah, i rovi arrivano anche qui, quindi non sono esclusiva del bosco di un Sesum Chadmov. No, pensavo fosse da esplorare quella parte. Unchad. Ho preso un danno inutile. Ok. Ok. Chad move, palese. Dove cazzo sto andando? Oh, una panchina? No, vabbè. Ah, vita plus. Vita plus plus. Buona vita plus plus. Chad move per 0,25. Che cazzo è quella roba? Sigillo di nido sacro. Azza. Roba loristica, oserei dire. E dov'è? Mantello ali di falena. La statua sono ali di falena. Ora guardo il menu, ragazzi, perdonatemi un secondo, sono distratto da questa cosa, sembrano proprio i tentacoli che avevamo visto. Quindi io sono una falena? O ho i poteri di una falena? Posso svilupparli? Guardate che le ali si trasformano quando io dascio, In realtà è un mantello, in teoria. Quindi io sono fatto per replicare le skill di più insetti? In ogni caso. Dove cazzo è? Non lo vedo, ragazzi. Più sotto. Ah, eccolo là. Sigillo di nido sacro. Ah, vabbè, ma allora ci sta che non lo vedessi. È un punto nuovo del menu.
Il sigillo ufficiale del reame di Nido Sacro simboleggia l'autorità del re e dei suoi cavalieri. È una reliquia dell'antico Nido Sacro. Questo oggetto non ha molto valore, tranne per chi è interessato alla storia del reame. Il sigillo di Nido Sacro è... un insetto? Potrebbe essere proprio una falena o qualcosa del genere, cioè se lo vedi al contrario. O forse quella è una corona. Quindi la corona sul bozzolo con le ali. Forse è la cosa più sensata. È una corona su un bozzolo. Gli stessi bozzoli, tra l'altro, sono ritratti in maniera simile sulle statue dei tizi mascherati. Quindi di quelli che chiamo esseri superiori. Poi la corona. Un carapace con la corona, sì, esatto. Le quattro corna potrebbero significare che il tizio con due occhi... e due occhi più piccoli, quindi con quattro occhi totali, è il re di Nido Sacro. Ma quattro puntini la butto lì. È veramente buttata a caso. L'uovo rancido ancora non ha fatto un cazzo, non ha portato a nulla. E lo stemma cittadino è effettivamente lo stesso simbolo che troviamo al centro del sigillo di Nido Sacro. Non sembra il simbolo di quando salvi e esplori nuova area. Non ci ho fatto caso, Alex. Non ci ho fatto caso. Potrebbe essere, ci farò attenzione. Sì, il colore è lo stesso. Però, infatti, questo è uno stemma cittadino di Nido Sacro e della capitale. E l'abbiamo trovato però vicino a questi due esseri morti. Cos'erano, ambasciatori? Perché sono morti così? È l'odore rancido che li ha uccisi? È il tanfo che c'è qui, le spore? Non sembrano morti per via di una colluttazione. Grazie mille! Ciao ragazzi di Victor Laszlo, stiamo giocando a Hollow Knight. Sembrano morti asfissiati. Soprattutto lei, non so perché mi sembra un insetto femmina. Forse il colore. Sembra morta asfissiata. Non sembrano colpiti. E quando abbiamo visto morti violenti, spesso e volentieri abbiamo visto rotture delle maschere. Qui invece sembra integra la maschera di questo tizio, comunque la faccia di questo tizio. Io non credo che questo sia il regno dei funghi, te lo dico in blind. Avete ragione, potrebbe anche non esserlo, però... anche perché è il regno delle meduse, effettivamente, cioè il regno delle bolle al massimo. Però c'è un... un'aria strana qui. Cioè se non è la spora dei funghi, è, non lo so, l'acqua che secerne questa roba, queste bolle, che secernono queste bolle che sono in aria. E sì, sembrano ambasciatori, ragazzi, visto che avevano anche lo stemma di Nido Sacro. Direi che sono ambasciatori. Un stemma di un regno ce l'ha chi deve essere, come dire, in qualche modo riconoscibile. Sigillo ufficiale del reame di Nido Sacro. Simboleggia l'autorità del re e dei suoi cavalieri. E oggi non ha valore, chiaramente, perché il regno è caduto. Sì, questo ora. Lui non so se fosse un cavaliere, però. Ambasciatori sicuro, forse potevano essere qualcosa di più. La tensione dell'acqua può essere letale per alcuni insetti. Può essere, ragazzi. Credo che siano, non siano morti per qualcosa di, ripeto, violento, di una colluttazione. Andiamo avanti. Nada di nada. Controllo di nuovo per sicurezza, ragazzi. Perché qui c'era il loot, però. Niente. E ancora i rovi. Ah, ma qui c'ero salito, giusto? Io mo senza mappa, ragazzi, per me è finita. Vabbè. Ho preso male il tempo. Ho preso due danni. Queste vite extra non mi durano mai un cazzo. Grazie Hazrael Audi, che sei buona per il sesto mese. Grazie a te, a Chiara, per tutta la passione e l'impegno che ci mettete. Aspetto che con ansia il momento di Bloodborne ti cambierà nel profondo. Ragazzi, grazie e grazie soprattutto, ma che stiamo a di 1468 sub, se leggo bene.
c'è quasi 1500 sub all'8 del mese, ma neanche al 7, l'8 solo perché è mezzanotte e 13. Grazie. Sì, sembra essere di nuovo linkata a Verde Via la zona. Non mi dice che però ancora non ho la mappa, quindi non la conta come Verde Via al gioco. Però le creature sono verdeviche. Non posso salire? No, sai dove vai? Ragazzi, avanti, dove devo andare? Vuol dire dove vai? C'era niente qui. C'era nulla. Dove devo andare? Ma come indietro? Ragazzi, perché devo andare indietro? Sono sicuro che l'area non finisca, però non ho la mappa, cioè sono arrivato qui continuo, finora. Oh, giusto, muschio isolato. Debole creatura alata che si copre di foglie per sembrare più grande, si nasconde nel sottobosco scappando se un predatore si avvicina. E avete paura, piccolini, eh? Ok, cancello da boss proprio, eh? Ok, non è una specialità di quel mondo, perché qui è un posto più verdevico eppure. Ok, for some reason se apri la mappa fa questo. Questa smitragliata. Posso fare glitchoni? Ragazzi, oggi sto venendo cock bloccato da questo gioco over and over. Mamma mia. Ok, ho finito i segnali rossi. I prossimi li metto un altro colore. Niente, reggaez. Sono fottibondo, perché... Ah sì ragazzi, c'è un bel cancello. Torniamo a Chernobyl. Sì, sì, per forza. Ragazzi, mi raccomando, siete stati molto bravi col backseat l'altra volta. Non tornate indietro su passi sbagliati. Chiusa dall'altro lato. Il dash non può essere utile per passare l'ombra oscura, già provato. Purtroppo già provato. Ok. Si continua la discesa nel livello di Metal Slug 3, mi pare fosse quello delle meduse. Via, via. Comunque ragazzi, sono proprio ricercanti. Sono proprio ricercanti. E loro vogliono venire addosso a me. Non è che vanno dove le ammazzo. Si vogliono schiantare addosso a chi non è infetto. Cercano di infettarmi, ma non possono. Io sono immune per qualche motivo. Forse perché non sono vivo. Io sono convinto di non essere davvero vivo. Coleottero, avete visto? Coleottero. Ok, andiamo a capire come cazzo schivare sta roba. Così la schivo. Ok, a posto. E sviupiti. Ho fatto il Matrix, sì. Ho fatto proprio il Matrix. No! Ok. Ok. Penso che Coleottero Man sia di là. Però non c'è il cartello. In teoria potrebbe non esserlo. Via. Minchia. Sembra quasi il centro.
anche qui. Momento Vania. Qui probabilmente si potrà fare il dash alto e andare su. C'è un cazzo. Niente. Non posso neanche più segnarmi le robe, ma me la segnerò ad un altro colore. Diciamo che anche quelle nere sono da guardare. Bella pog. Sono d'accordo, ragazzi. Può sembrare addirittura un cuore. Hai visto così, no? Tutto quanto aggrovigliato come muscoli. Cioè, come il muscolo cuore. Sì, ho doppio salto, ragazzi. Può essere sia dash alto che doppio salto. La differenza è che il dash credo che dia anche invulnerability frame. Oddio, forse no. Vabbè, e niente. Qui ce la poghiamo. Ragazzi, mi sta piacendo da morire sto gioco. Da morire. Me lo sto godendo proprio. Esplorando quello che voglio come voglio. Posso andargli incontro in realtà. Non avere paura di loro. Ed è fatta. E niente. No, non da iframe. Ok, fanno anche due danni credo sti cessi. Ero full vita. Si vede che mi fa schifo. Ha fatto solo già tre ore di streaming. Ma ecco, le otte Roman dovrebbe essere piuttosto vicino. Stiamo attenti però ai segreti. Che non ci sono. Non c'è coleottero lì? Godo. What is this? I don't recognize. Ah, ok, di là c'è coleottero. C'è una cosa fatta per bene, va? Prima di perdere sti cazzo di... Stazione della regina? Eh beh, certo. C'è un re bianco. Perché devono essere tutti quanti maschi? Quindi sono due re e una regina? Sono davvero loro i re. Re creatore. C'era una regina. Fratem, ma tu stai sempre nei posti interessanti. C'è una regina. La regina di... Com'è che si chiama questo posto? Non me lo dice neanche. Non me lo dice ancora perché non ho sbloccato la mappa. Non ricordo come l'ha chiamato il gioco. Due re, ragazzi, sappiamo che c'è il re bianco, che credo sia anche il re creatore, e la regina. Ho capito dove è nato il qui pro quo. Non credo che la regina in questo caso sia... Non vi ho resi partecipi di questo pensiero. Non credo che la regina sia in questo caso la moglie del re. E un non è stato mai definito re, per questo che mi sono fermato e ho detto, sono davvero loro quelli dell'uovo? No, e mi sono chiesto, ma allora i re e quelli dentro l'uovo sono la stessa cosa? Anche perché in teoria non sappiamo che il re bianco ha creato, sappiamo solo che il re creatore ha creato Nido Sacro, ma non sappiamo se il re bianco ha creato anche Nido Sacro. Un non viene mai definito re, ed è vero. E la regina non è detto che sia la moglie del re, esattamente come... la regina Lilligant, ormai ci siamo arrivati in Veteran Run, la regina Lilligant non è moglie di Cleavor, per capirci, no? E se sta bene, Chiara, sta bene. E sentivano tossire, si preoccupavano. Goa, Nudo Elamec. Non è incredibile? Proprio non mi aspettavo di trovare una gigantesca stazione dei coleotteri oltre la nebbia. Si chiamava Campo Nebbioso? No, Campo Nebbioso è quello dei Pokémon. Ragazzi, sto male e sto lavorando troppo, si sentono delle voci. Canyon nebbioso, perfetto. No, non sono lamenti. È come se fosse stata piena di gente questo... Questa... gente. Allora, o c'è gente o sono i ricordi che per qualche motivo ancora hanno un suono qui dentro. Gli insetti di Nido Sacro dovevano essere abilissimi per essere riusciti a costruire delle strutture imponenti tanto lontano in queste terre selvagge.
Sembra che le creature pericolose dei dintorni non siano ancora riuscite a farsi strada fin qui. È il posto ideale per riposarsi un po'. Quindi, in teoria, non sono qui, sono i ricordi di questo posto? Che ancora suonano? Sembra una stazione gremita di persone. Ma non lo è. How strange. Questa stazione è strana, è diversa dalle altre. Questo. Parliamo ancora con lui. Nami nobis. Riesci a immaginare come fosse questo posto un tempo? Orde di insetti che viaggiavano per il reame, il suono delle campane dei coleotteri, la stazione animata e piena di vita. Sì, ma io la sento ancora. Ora solo gli esploratori come noi sanno della sua esistenza. Immagino sia un privilegio per apprezzare questi luoghi. A poter apprezzare questi luoghi, anche se nel loro declino. Forse, anche se fievole, si sente ancora l'eco delle campane, lo sento anch'io. Stavo per dirvi, qualora Quirrell non commenti, li sento solo io, ma li sente anche lui questi suoni. Credo che nella grande magia che ha creato questo posto sia possibile in qualche modo essere collegati a più momenti temporali diversi, anche se solo con un suono. Sentiamo anche le campane. Magari chi sta sognando, chi ha sognato questo posto, sta ricordando i tempi che furono, sta pensando alla stazione quando era ancora la stazione di un regno fiorente. Questo posto è magico, ragazzi, non è normale sentire i suoni di gente che non c'è. Era talmente piena di gente, di storie, di ricordi, di vita, che ancora oggi sopravvive, nonostante sia caduto il regno, nonostante siano passati, boh, secoli, millenni, ancora c'è questo suono. Grazie a Parrichi98 che si abbona per il terzo mese. Non ho... rispondo a Clefeville che scrive, forse la melma arancione piano piano ci sta invadendo e quindi stiamo cominciando a sognare anche noi. Non ho questa sensazione, no. Credo che chiunque qui sentirebbe questo suono. Penso che chiunque qui sentirebbe questo suono. Grazie a Dark White che si abbona per il 13° mese, grazie mille. 1470 sub. Però è la prima volta. Un pezzo di maschio. No! Basta Metroidvania momenti, basta. Questa puntata si chiamerà Metroidvania momento. Ma basta. Ma fammi picchiare Quirrell così si sblocca la porta. Ma Dio Cristo. Ma perché ci sono due coleotteri? La stessa stazione? Sì. Fammi mettere in salvo sti soldi. Poi ne parliamo, ragazzi. Parliamogli. Vediamo, ci dice qualcosa in più, magari. Hai aperto diverse stazioni dei coleotteri, vero? Grazie per avermi dato l'opportunità di viaggiare ancora una volta per il reame. Visitando questi luoghi sento riaffiorare i ricordi, come se i tunnel nella mia mente si rimettessero di nuovo in funzione. Continua ad aprire le stazioni e io te ne sarò profondamente grato. Ma certo. Ah, questo mi rallegra. La stazione della regina è di nuovo aperta. Questo posto era un luogo di passaggio molto animato e ben posizionato per i viaggiatori diretti alle frontiere. Devi essere proprio un esploratore in gamba per aver trovato questo posto.
Sei impaziente di percorrere i tunnel dei coleotteri? Sali su questa piattaforma, dammi il segnale e ci metteremo subito in marcia. Ma perché cazzo devo sempre distruggere tutto? Ok, torniamo su. Sì, lui sta ricordando, ma anche noi in qualche modo esplorando stiamo facendo rivivere i ricordi che riecheggiano veramente. È come se questo posto davvero vivesse contemporaneamente nel passato e nel presente. Che mi dici, Fra? Di nuovo, questo bosco di funghi. No, non è lui. Questo non è un bosco. Grazie a Steven Pink che si abbona per il settimo mese. Puzzo di quel luogo è terribile. Akala, entono. Akala, entono. Patamas Gio? È Patamas Gio, però. Pigliamo solo la chiave così. Però tanto ci dobbiamo svuotare sti cazzo di se cazzo di tasche. Patamas Gio. Questo che cos'è? Ah, un amuleto per riprenderti dopo aver subito danni. Sti cazzi. Questo? Attrarrà. Questo è assimila. Assimila non è malaccio, però voglio risparmiare soldi per la lanterna a sto punto. Cosa di nuovo? Le tasche vuote, sti cazzi. Ragazzi, momento chiave. Momento Patamas Gio. Che squallido villaggio. Lui è andato, sì. Ragazzi, l'ho presa. Andiamo. Grazie dell'hype train, ragazzi. Sta per partire tra 20 secondi se qualcuno si abbona. Grazie, Sertammi. Ok. Ci sono Patnelu. Benvenuto, piccolo intruso. Ho dormito qui dentro per un po' di tempo. Forse è troppo. È della stessa razza del tizio che mi voleva sfidare, vero? Ah, sì, sì. Beh, ora tu mi hai svegliato, ma non fa niente. Potrei esserti perfino d'aiuto. Mi chiamo Gigi, quindi si chiama vecchio. E sei arrivato qui da me. Se sei arrivato qui da me, deve essere perché hai bisogno del mio aiuto. Vedi, talvolta ci lasciamo dietro dei rimpianti in questo mondo, come delle macchie nere. Se non affrontiamo questi rimpianti, la speranza inizierà ad abbandonarci. E tu? Hai dei rimpianti, piccoletto? Lascia che ti guardi dentro per un momento. Da quel che vedo non hai rimpianti, cioè non hai perso l'oscurità per strada due volte di fila. Hai sempre ripreso le anime, credo. Sei molto fortunato. Non hai bisogno dei miei servizi. Sembri essere libero da rimpianti. Non hai bisogno dei miei servizi. Addio. Ok. Grazie a Caius Kneus che si abbona con la livello 1. Questo dialogo è importante. Questo dialogo è importante perché se non è solo gameplay, e mi auguro che non lo sia, significa che in realtà l'oscurità è generata dalle emozioni negative, in questo caso dai rimpianti. E questo a sua volta significherebbe che il regno è inondato dai rimpianti? È il rimorso di qualcuno averlo inondato di oscurità e poi quel rimorso è stato infilato dentro contenitori come me? E ora non me lo dice più. Però qui si lasciano delle macchie nere, dei rimpianti. Non parla di morte, ok? La morte è effettivamente gameplay. Però magari se provi un rimpianto generi una macchia nera. Viene chiamata la Redentrice. Sì, lo vedo. Gigi la Redentrice. Ragazzi,
Qui il confine del gameplay è tanto, perché si parla della morte del giocatore. No, non voglio provare. Tanto succederà, ragazzi. E quando succederà lo proveremo. Inutile fare un tentativo adesso. Tra l'altro vedete che ci sono anche puntine di oscurità in giro. GG Heads. Sì, li ho visti, ragazzi, i particellari neri. E niente, si torna alla stazione. Ragazzi, almeno un boss lo voglio fare. Facciamo il completismo. Ti parlo. Opom Sanjo. Nada. Bapanada, dimmelo. Bapanada. Ok, bella, sono preso bene. Bapanada, ne godo. Sicuro siamo anche qua vicini in caso. Ma no, ragazzi, lo facciamo quando ho perso davvero le anime. Ma che boss ho fatto? Il muschio gigante, ma quello non era un boss, quello era una cacata, dai, ragazzi. Boss serio. Dove cazzo sono andato? No, fra, voglio salire sopra. Scherzavo. Devo andare alla stazione. Però vi stavo leggendo e ho fatto sovrappensiero tutto. Te giuro. Stazione della Regia. Andiamo a vedere che cos'è quell'altra entrata della stazione. Aveva un insetto gigantesco spaventosissimo che mangiava. Panchina necessaria. Vediamo che cazzo è. Mi fa molta paura. Okay. Willow, oh, sei venuto in cerca di delizie e mi sono imbattuta in un piccolo fungo unico che cresceva proprio sopra di noi. Si trova solo in questa stazione, ha un sapore semplicemente divino. Un tempo questo posto doveva essere ricco di attività, vista la sua posizione fra due terre. Declivi nebbiosi da un lato, crescite bulbose dall'altro, quindi dall'altro lato si trova effettivamente sto regno dei funghi. Nessuna di quelle due aree sembra essere particolarmente accogliente, quindi finché continuerò a trovare delizie, penso proprio che rimarrò qui. Torna pure quando vuoi, anche se mi piace la calma di questa stazione, un po' di compagnia fa sempre bene al morale. Va bene, Willow. Vorrei vedere il fungo di cui tu parli, ma purtroppo... sì, però mi ha fatto cagare addosso, Oh, i mangerini. Fa paurissima. Comunque la faccia bianca non è poi così speciale, molti insetti l'hanno. Io pensavo fosse una particolarità nostra, ma praticamente quasi tutti ce l'hanno. Quindi se io vado a destra... però mi sa che Fungopoli sta al di là di ciò. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Ah, ok, no, c'è una strada, aspetta. E mi fotto anche nel culo. Altro c'è da fare roba, ma serve doppio salto pazzo o roba simile. Non posso fare il... Jimmy Jolg. No. Non poga manco un cazzo. Nada. Sì, me lo ricordo, ragazzi, che c'è un cartello pazzo sopra, però è non... Non è qui, è di... devo salire. Si sente parlare. È tanto strano. Allora, avevo visto un cartello da quest'altra parte, vero? Sì. Bozzoli? Segno di Geo? È una banca? Oh, Bakura Finello!
Salve caro, ero sul punto di chiudere e andare via prima che arrivassi tu. Io offro servizi bancari, se la cosa ti interessa. Easy. Perdere dei geo è terribile, non è improbabile che accada. E se li porti sempre con te. Il mio cavo è molto sicuro. In tutti i miei anni da banchiera non ho mai perso un solo geo. Carina questa meccanica. Magari stavi pensando di aprire un conto? Sì, va bene. Millibel, la banchiera. Senti, tipo sveglio. La prossima volta che un mostro avrà la meglio su di te, sarai contento di sapere che i tuoi geo sono al sicuro nel mio cavo. Grazie Andrew della sub. Grazie mille, ragazzi. Quasi 1500. Boh, vabbè. Grazie. Allora, iniziamo pure la transazione. Ma fottiti. Cioè, l'ho fatto solo per completismo, ma io me li porto dietro. Gio Kalala? Jerry Kalala? Gio. Ah, ma Gio, sei geo? Gio Kalala. Gio Kalala vuol dire... Dammi i tuoi geo. Kalala. Gio Kalala. Credo. A questo punto. Vabbè, ok, quindi la tipa della banca, tra l'altro tipa della banca non infetta, anche lei, perché non dorme, perché è in attività, perché continua a leggere, guardate, continua a calcolare, a sfregarsi le mani, ma non dorme, è presa dall'attività. In realtà, se vogliamo, forse anche il tizio dei tunnel, piuttosto che, come dire, resistere perché è in un tunnel, resiste perché pensa a quanto gli manchi lavorare questa cosa, o magari anche solo il rumore della stazione, no? E quindi questo pensiero lo tiene sveglio, non gli dà serenità, non lo fa dormire e quindi non lo fa infettare in verità. Porco il demonio. Ha come clienti me e Quirrell, il grandi affari, sì sì, assolutamente. Via. Che bello il sound design di queste esplosioni. E però, Gio Kalala, dove vado? Cioè, mo, sto pensando, sto risalendo, cioè, non ho altro. Eh sì. Devo davvero risalire? È tutto finito? Ah no, c'era... No. Non c'era. Forse era qui. Forse qua? Ma eccole. Grazie Isasperi della sub, grazie mille. Nulla di meglio che resubare il giorno di un esame universitario. Speriamo porti bene. Mua. Palloncino. Eccole qua, le caverne fungine. Il regno del giallo. Sono contento perché c'è... Però, un attimo. E mi gode anche lui. That's what I call a pro player move. Eh no, però andiamo prima da pippi. Va, fa fanciro cazzo. Ok. Saltare, però non mi danno il rimbalzello. Ah, però aspetta, così il rimbalzello pazzo. Andiamo prima da pipipi. Ornifer, che gioia. Ah, mio piccolo amico, mi hai trovato al momento giusto. Sì, ho appena finito di cartografare queste caverne nocive. Ci sono dei tipi molto territoriali che abitano quest'area, ti consiglio di evitarli se possibile. Più in basso, delle strane creature magre mi hanno spaventato a morte. Hanno l'aria di essere intelligenti. Ok,
che è un bel commento. Non sembrano molto intelligenti queste creature, sembrano mosse dall'istinto. Da giovane mi sarei avventurato nelle loro caverne, ma temo che con il mio fisico attuale non potrei fuggire se diventassero aggressive. Sì. Creature magre, quindi sono insetti magri. Tipo cavallette. Oddio, mi dà troppo magre le cavallette. C'è un cattivo odore in queste caverne e per me è un puzzo insopportabile. La mia proboscide è molto sensibile, mentre tu non sembri dotato di alcun organo olfattivo, non ho neanche una bocca. Non riesci a sentire nessun odore? Immaginavo che facesse questo commento qualcuno. Ciocolle, che disse, esatto. C'è un cattivo odore in queste caverne e per me è un puzzo insopportabile. La mia proboscide è molto sensibile. Che posto? Body negative. Creature magre. Ragni. No, c'hanno il ventre troppo bombato. E ragnetti d'acqua forse sono creature magre, tipo subskit. Creature magre. Un insetto magro. Mantide, anche la mantide, è vero. Mantide, cavalletta. Cavalletta anche. Non la rappresenterei. È vero, forse la mantide è ancora col vitino più stretto. Mantide, cavalletta. Hai ragione che c'ha il culo tozzo la cavalletta. Insetto stecco, è vero, hai ragione, che stupido, l'insetto stecco. Pensavo anche ai ragnetti d'acqua, anche quelli sono particolarmente magri. Tipo surskit. Tipule cosa sono? Le tipule, sì, assolutamente. Le libellule, bravi. Le zanzare. Vespe no. Ah, le tipule sono zanzaroni grossi, ok. Sì. Con le zampe molto lunghe. Sì, il Daddy Longlegs, sì, loro. Non lo so. Olcidi. Creature magre. Ok, cioccole che redisse. Però non parli del fatto che ho, tipo, finanziato tua moglie per 1 miliardo? Vabbè, mi ha dato la mappa, questo è l'importante. Ah, che bello. Allora. Un pochino davanti va fatto, ragazzi. Un pelino davanti e va fatto. A parte c'è un'altra strada lì, a questo punto la possiamo continuare. Scusate, eravamo su, facciamolo. Erano lì. Ragazzi, ogni tanto il mio cervello dice il no salto. Right. Oh mio Dio, sono infetti dai funghi. Avete visto? Avevo un fungo in testa, Franco. Ecco perché non sono né animali né vegetali, perché sono metà funghi, in realtà è metà insetti. Voglio distruggere questo coso per sapere. Oh merda. Ok, questa è un'altra cosa importante. Essere una bomba di melma arancione non è qualcosa di esclusivo di quelle creature di verde via. Semplicemente forse quelle troppo infette esplodono. Se hanno troppa roba dentro esplodono. Rileggere la descrizione. Allora, sporella. Ah, giusto, sporella, certo. Un passivo pallone fungino. I gas contenuti al suo interno gli permettono di fluttuare. Pallone fungino completamente adulto. Si difende dagli aggressori sputando i suoi gas interni. Quindi sì, ci sono delle spore, ma io tanto non le posso inalare perché non ho il naso. Io non sono vivo, ragazzi, 100%. Io sono un bambolotto. Eccolo qua, relitto fungale. Quindi sono relitti, ma pieni di funghi. I resti di un insetto consumati da un fungo. Rilascia spesso una densa nube di gas letale. Le meduse le avevo lette, ragazzi, sì. Guardate, proprio passando sui funghi rilasciano queste spore gialle. Che però tanto non ne fanno un cazzo. Non ne fanno niente. Allora, vedo che c'è un su, ma non capisco a cosa possa portare il su. Però, buona sì. Non so se l'ho già visto oppure no. No, decisamente no. Ah. Che cazzo. Fuochi d'artificio.
Leggiamo subito anche Sporia. Percepisce i movimenti vicini ed emette spore esplosive che fluttuano verso il bersaglio. Quindi qui ad essere praticamente posseduti sono i funghi. Forse sono i funghi che, in quanto posseduti dalla melma arancione in primis, Gesù bambino perché li colpisco, hanno poi infettato gli insetti sottostanti. Cioccole Keredis. No, cioccole Keredis. No, devo fare il giro. Ok. Attenzione. Sbibidi, sbadubidi, sbadobidi, sbadebidi. Let's go. Legodopili. Che palle sti nemici. Devi kaitarli per tutto il tempo. Che bella. Se le colpisci quelle robe esplodono. Oh. Sigillo di... un altro? Ne ho due adesso. Ah sì. Due sigilli di cazzo. Non c'è la pausa, è vero. Però vediamo se c'è qualche segreto esplorato male. Grazie Raikiri Reaper. 5 mesi insieme. Grazie mille. Vediamo un attimo se c'è qualche segreto. Secretante. Secretatium. Non c'era un fungo qua. Morto. Ah, perché muore, prende anche lui danno dall'esplosione, ok. I sigilli di cazzo, sì. Proprio loro. Siete belli, raga. Micology confirma. Certo. Ok. Quindi sì, i funghi. Cazzo. Potrebbero. Però i funghi non secernono belma arancione. Quindi forse la mia precedente supposizione è errata. I funghi non sono immelmati. Semplicemente sono gli insetti che si sono. Forse chi ha sognato questo posto è andato fuori controllo e ha tirato fuori troppi funghi. E quindi ecco perché. Cioè, sembrano un po' luoghi in overflow vitale. Tutti. C'è troppa roba. Siete d'accordo? Persone blind. C'è troppa roba. Sembra un'esplosione. Sembra che. Avete presente, no? Quando su RPG Maker, per creare la mappa, prendete il tile e lo spalmate dappertutto pur di non avere il foglio vuoto. Sembra la stessa cosa. Chiaramente però è evoluto qui. Cioè, sembra veramente che qualcuno abbia preso e abbia pitturato il muro di funghi. E la roba degli sciamani con le maschere, e la verde via che ha il verde anche nelle parti cementate. Sembra veramente troppo, tutto troppo. Secondo me prima non era così. Secondo me l'overflow di funghi ha portato anche gli insetti ad essere... appunto mezzi fungini, perché ormai le spore erano talmente tante che hanno portato a qualcosa di terribile. È stato abbandonato da molto tempo e avete ragione, però per qualche motivo la vita c'è ancora. Oh porco il cazzo, ti prego non mi chiudere. C'è roba, ti prego. Ok, questi cosi non li ammazzo, mi hanno veramente rotto il cazzo. Appunto. Allora, innanzitutto così. Cos'è sta roba? È vuoto. Piace un botto anche sta musica comunque. Fra. L'ho detto che non li avrei ammazzati, lo so. Sai, giusto per info, Cornifer sembra essere ispirato ad un generico curculionide, non conosco, mentre Willow è ispirata a coleottero Tracheloforus, giraffa. Inoltre i ragnetti d'acqua si chiamano Gerrid e sono tecnicamente imparentati con le cimici, the more you know. E poi c'è troppa poca roba. C'è troppa roba. Mettiti alla prospettiva di un insetto, come cambia il mondo da una roccia a un ceppo di, a un fiore. Beh, certo, è vero, hai ragione. Certo,
da un punto di vista di un insetto è tutto tanto. Però qui è davvero troppo. Ha anche un essere umano davanti a una colonia fungina così grande storcerebbe il naso, no? Gesù, bambino. Ragazzi, li sto ammazzando perché sennò non mi fanno esplorare decentemente. Però non c'è un cazzo. No, ti prego, non chiudermi qui dentro. Ok, tu morirai. Perché io devo fare il curatium. E anche il leggino. Creatura fungina non molto intelligente. Il suo cappello è ricoperto da uno strano. È da uno strato di dure punte. Ok. Sei il Goomba di questo gioco. Persino i soldi qui sono praticamente cresciuti sui funghi. Quindi i geo sono praticamente roba pietrificata. In questo caso funghi pietrificati. La valuta è la pietra. Di conseguenza non molto comune se è valuta. Altrimenti non lo sarebbe. Però in realtà i geo erano la valuta anche prima, perché la banchiera li raccoglie. Fra, sei un nemico? Non pensavo, sinceramente. Pensavo fossi un NPC. Per una volta che non attacco, è ovviamente un nemico. Guerriero micotico. Creatura fungina che attacca gli intrusi per proteggere la sua prole. E chi è la sua prole? Comunque, quindi anche i funghi sono vivi. In questo mondo di fantasia anche i funghi prendono vita, al di là del fatto che i funghi che abbiamo in background non... Grazie Armando della sub. Dicevo, al di là del fatto che gli insetti sono in grado di muoversi, qui anche i funghi lo fanno. Che disastro. Mappa davvero grande questa. Oh, mi sta distruggendo, ragazzi. Quindi la sua prole è quella con le punte. Cazzo, non pensavo venisse qui. Ragazzi, mi ha detonato questo tizio. Nuovo PG di Smash. Ah, quella era la prole. Nicotino. Una giovane creatura fungina trascorre gran parte del tempo nel terreno, ma può sradicarsi e correre via se percepisce pericoli. No, l'ho appena ucciso. Non me ne frega un cazzo, bastardo. Lui stava uccidendo me. Ho ucciso un bambino, lo so. Ancora non sappiamo chi siano i bambini verdi. Peraltro. Sì, possiamo andare qua, eh. Oh, la maschera. No, è un'altra porta. No. Oh god. Questa mappa è un casino. Quelli sono boss, vero? Dai, attivatevi. Ok, penso che questa sarà la fine della live. Sì, si attivano tutti e due, figurati. Cazzato nero. Avete visto che rimane lì, eh? Eccoci qua. E io questo volevo. Vabbè, divertiamoci. Cazzo, no? Si diverte lui. Via. Curarsi sarà un macello. Ma cazzo. Ah, non prendono danno. Non posso pogare qui. Ok. Non prendono danno sulla cappella. Bravi. Proteggono il cappellame. Vado. Sì, batti, batti. Oh no, no. Curopoli qui. Che bella. Via. Quando batto nel curopoli. Ok.
Ok, vabbè, sono una cazzata, dai, posto. Via. Vabbè, easy. Raga, avete perso. Avete già perso. Oh. Voglio giocare con te, voglio giocare con te. Sei carne da macello, hai capito? Guarda, sei carne da poco. Ah, no, comunque gli avrei fatto danno anche col poco, niente, era semplicemente, vabbè, palle. Ragazzi, hanno preso il sesso. Cavo. Orco micotico, enorme creatura fungina, attacca sputando veleno corrosivo e schiacciando i nemici con il suo corpo. Era un orco micotico. Non sono boss, non sono considerati boss, ok. Quindi cosa erano? Beh, si sconfigge ancora 6 per, quindi direi di sì, perché il falso cavapalle non aveva. Sono due merdoni. Ok, loro respawnano. Fuck. Oh, allora non finisce qui la life. No, io voglio un boss, ragazzi. Voglio chiuderla con un boss, a meno che non sia affanculo. Allora, abbiamo preso un incavo, quindi possiamo aggiungere un... Non sono mini boss. Io ho capito, ragazzi. Potremmo mettere queste spine. Ah, giusto. Non qui. Alla panchina. Quindi qui venivano coltivati questi funghi. È lontano il boss? E allora mi sa che dobbiamo chiudere qua, ragazzi, sono l'una. Questa era una serra, sì, tipo. Sembra proprio una serra. E questi funghi sono stati coltivati, poi seminati altrove. E due di loro erano cresciuti particolarmente. Abbiamo fatto praticamente tutta sta parte superiore. Però serve una panchina. Oh no. Among Us. Però io voglio una panchina, non l'Among Us. Come potevo immaginare. Guardate che mi esce l'oscurità quando vengo colpito, come vi dicevo. Ne perdo un po', quindi, ogni volta. E quella credo sia irrecuperabile, la sto mandando in circolo. Però sono stronzo roba, E qui come faccio? No, ragazzi, ma si può morire così. Non mi ha ucciso niente, mi uccido io. Guardate anche l'effetto. Oddio! Guardate anche l'effetto grafico, no? L'oscurità che quasi mi... Guardate, mi esce! Comincio a perdere il controllo dell'oscurità. E infatti la maschera trema e fuoriesce oscurità anche dalla grafica. Quindi man mano che mi danneggio, l'oscurità prende il controllo e sta per uscire. Il mio scopo è tenerla dentro, è chiaro. Un attimo solo perché sto rischiando la vita. Ok, perfetto. Ok. Bella pog. Ok, adesso possiamo ritornare giù. Ora che abbiamo fatto il curo. Vediamo un po' che c'era sotto. Sotto c'era un bivio, mi pare.
La quantità di funghi mi sa davvero di apocalittico. Mi piace molto come ambientazione, anche se un pelo confusionaria. Domanda: pensi che il gas nero a cui si riferisce Gigi è lo stesso che perdiamo dopo aver subito danni? Sì. Ragazzi, piano. C'è roba. Sembra un... cicala. Ah, una panchina. Ci fermiamo qua. Credo sia una cicala che sfrega le zampe, no? Ah. Bene. Sì, sì, qui ci fermiamo. Tanto continuiamo mercoledì, mi pare. Si dovrebbe continuare tra due giorni, quindi easy. Poi dopo mercoledì si continua lunedì, quindi è più sofferente, ma... si continua mercoledì, ragazzi, quindi tranquilli. Dopodomani. Letteralmente dopodomani. No, no, niente NPC. Eh sì, è un po' smuntino. Le creature magre. Potrebbero essere le cicale. Anche un po' le zampe da mantide, però. Raidino al maestro, senz'altro, ragazzi. Vi mando dal maestro. Senz'altro, senz'altro, senz'altro. Assolutamente. Vabbè, con piacere. L'uovo di Filianor, è vero, c'è un uovo rotto, ma ne parleremo la prossima volta. Sì, sì, come l'altra volta, finiamo su una panchina accanto a un NPC. Signori, io vi ringrazio non solo per essere stati con me, ma per le 1478 sub. Sfondato il sub goal, quasi 1500, quindi davvero, non so che dirvi. Grazie. Non so se è una mantide o una cicala, però le cicale sfregano le gambe in teoria, quindi forse potrebbe essere un cucciolo di mantide. Ne parleremo. Sicuro di voler continuare VX? Ma come, in che senso? Ma certo. Certo che sono sicuro che voglio continuare VX, perché non dovrei. Quindi continuiamo VX domani sera. E ah, intendevate dire perché così faccio subito Hollow Knight? No, 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 vabbè, si aspetta, ragazzi, dai. No, una formica non di certo con quelle zampe. Comunque, Hollow Knight continua mercoledì ore 21:30, mentre domani ore 21:30 abbiamo VX. Vi ricordo che oggi è nato Pav, il nostro eroe di Elden Ring, il nostro pavido eroe di Elden Ring, e spero vivamente che vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con VX e con l'episodio della Blind Run, che credo Chiara abbia praticamente finito. È finito. Chiara ha finito l'episodio di domani, quindi è già finito, almeno finalmente stiamo cominciando a acquisire un po' di vantaggio grazie alla singola pubblicazione, che diciamo con il livello di montaggio che stava mettendo Chiara nei video era l'unica strada purtroppo percorribile. Mi spiace, Pavide esattamente, o Davide, però no, in realtà è Paride. Ragazzi, ride a Sabaku no Suto Riima. Ragazzi, Quantic Power sia buona per l'ottavo mese, io lo ringrazio, sloggio da qui e vi ringrazio per essere stati con me. Bacetti grossi, succulenti. Ciao.